Buonasera, buonasera, scusate il ritardo. Ciao, mi metto a posto. Buonasera. Aspettate che abbasso anche il volume. Un forastero! Un forastero. Ok. Allora, com'è? Come va? È ovvio che non ti scusiamo. Ma come esatto? Ciao socio, buonasera anche te. Ciao Mitellino, ciao Samu, ciao Rab. Andavo di corsa. Ho corso come una pazza. No, non ti scusiamo per il ritardo e neanche perché non hai la cam. Ho corso. È riuscita, ragazzi. È uscita un po' stasera e niente, sono tornata adesso di corsa per la live. No, non ho una casa lunga. No, 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 è che sono praticamente appena entrata a casa. E sono andata a correre in cucina a prendere l'acqua prima di iniziare live ed ecco perché ho un po' di fiatone. Però no, veramente casa che è un cubo. Piccolo. È un buco. Vabbè, Rab, no, scusami, ho preso un impegno con Albi ed era giusto che arrivassi relativamente in tempo. Corsetta in cucina e fiatone? No, ovviamente non è che ho il fiatone perché sono corsa in cucina, ma è proprio perché sono corsa per tornare a casa. Su, mamma mia, quanto fiscale, Samu! Tutte le case sono cubiche, è vero. Allora, siete pronti? Siete pronti? Oggi andiamo di Gartic. Vedo che Albi è già attivo, è già presente. Il fiadone. Il dolce, praticamente. Cosa? C'è un dolce che si chiama fiadone? Ma quante cose sto scoprendo in questi giorni con voi? Il fiadone o flauni è un tipico prodotto da forno abruzzese e molisano che si prepara per le feste pasquali, anche se si consuma tutto l'anno, sia nella versione salata più diffusa nelle aree litoranee che dolce più diffusa nelle aree interne. Maverick, sei abruzzese o molisano? Quali delle due?
No, abbiamo una persona del Molise. E dici, quale città del Molise? La regione che non esiste. Non può essere molisano, dai. Dovremmo andare sul Discord di Albi. Allora, apro Discord. Sì, lo sono. Perfetto. Allora, Discord di Albi. Andiamo tutti, siete pronti? Provincia di Campobasso? Il Campobasso è il capoluogo del Molise, vero? Io sono una frana con la geografia. Allora. Abbasso ancora un po' di più la musica. E prima cosa in assoluto, io ora entro nel canale di Albi e Rab o Metello, uno dei due, mi dovete dire se si sentono tutti bene, ok? Non facciamo come le altre volte in cui loro non si sentivano per nulla e si sentiva soltanto la mia voce. Eccola, buonasera! La voce più bella di Twitch è arrivata, è quella signorina Witto! No? Eh? No. Scusami. C'è un Rab che scrive Albi, puntini, 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 puntini. E ecco voi, il kebabaro più pelato del... No. Cioè, oddio, parli tu, parli tu. Io non sono pelato. Vabbè, quasi. Di Twitch! Ciao, Rab. Ciao! Buonasera, Wito, come stai? Buonasera. Tutto bene, tutto bene. Voi come state? Io mi sono fatto male alla schiena stamattina alle 7 mentre caricavo delle rotoballe di fieno, tu? Bravo. Io niente, dormivo la mattina. Sì, infatti. Poi sono andato a dormire. sì, perché... No. Allora, ti spiego cosa succede, no? Quando lavori in campagna devi andare a fare degli orari del cazzo, no? Uh-huh. E papà mi fa, ma guarda, visto che è quasi l'alba, se aspetti un attimo mi vieni a aiutare a fare questa cosa qua. Ok, sono andato là e so che bestemmiare, mi sono fatto malissimo la schiena perché ho dovuto spingere tre quintali di rotoballa. E poi niente, sono andato a dormire perché ero l'orario di andare a dormire. Posso dirlo? LOL. Ok, perfetto. Buonasera, Whip dalla voce calda. Buonasera, oh. Maurissimo, buonasera. Come fai a sapere che è Maurissimo? Ho la tua live aperta. Ah, ok. Perché tu non lo stai facendo con la mia? Ma cosa devo guardare nella tua? Io sento te parlare nella live e l'unica cosa che c'è nella tua live è la tua voce. E ci sei già qui, cosa mi serve tenere? Giusto, vabbè, per avere sotto mano volentieri. La chat. Il giorno in cui ti fai vedere ti guarderò. Va bene, stavo okay. Giusto dicendo prima. Esiste il multistreaming, no? Che volendo tu puoi fare... L'hai già visto sicuramente, no? Puoi andare su un solo canale e avere più streaming nello stesso momento, nello stesso browser. Se, ci sono dei siti che tu puoi mettere nella stessa pagina tutte le live che vuoi. E come si fa? Che siti sono? Metello, non mi fare i suoni di Witto mentre c'è Witto, mi confondi. Sei fermo. Vabbè. Non mi dà della puttana di merda. Allora, se tu scrivi tipo su Google multistreaming, no? Mi piace che... Twitch. Scusami se ti interrompo. Giustamente non voglio parlarti sopra, no? E quindi no. Mi metto a scrivere in chat dicendo scrivo perché non voglio interrompere Albi. E Metello che mi risponde, ma interrompilo che tanto non dice nulla di importante. No, ma tu devi interrompermi. Strunzissimo. Nel senso, se ti sto dicendo qualcosa, te lo dico. Poi quando ho finito parla. Certo, ovviamente. Non voglio, solo che, cioè, ok. Semplicemente vai, è un sito dove tu metti i link delle live che tu vuoi guardare e dovrebbe dare la visuale alle stesse live insieme e le puoi guardare in contemporanea. E con un tastino puoi o mettere tutte le chat insieme o switchare le chat. Ma che tutto figata! Esatto. Wow, ok. È molto figo. E stavo dicendo però che con te in questo caso non, di solito lo fai per
Tipo se c'è una squadra di quattro giocatori che gioca Fortnite, per dire, così puoi vedere ognuno che cosa ognuno sta facendo, che no? Fa, certo, o ovviamente. I giochi cooperativi, eccetera, eccetera. Adesso qua non è il caso perché la pagina è la stessa. Che figo, che figo. Ma mi sa che me l'avevi già citata una cosa del genere, può Io essere? Ti ho detto tante cose, Witto, tante volte nel corso di tanto tempo. Ho una sorta di déjà vu. Probabilmente qualcuno te l'ha detto. No, no, probabilmente sei stato tu, Ciao, buonanotte. E comunque anch'io sono arrivato 10 minuti in ritardo perché ho dei nipoti nella mia vita. Vabbè, ci sta, ci sta. Bene, bene, allora non ho fatto così tanto ritardo. Allora, no, no. Che vogliamo fare? L'assenza la vuoi fare tu questa volta? Ma allora, Maurissimo, tu sei uno che disegna le cose? Che vuol dire? Vuoi venire a giocare con noi? Siamo, non ti permettere, non ti permettere. Quindi Gartic dopo ora, adesso. Ora, ora, now. Fai tu la stanza che sai già fare le cose? Siamo qui ad ascoltare Witto o Albi, non ho capito. Che rompi i coglioni da te, zitti! Io bravo, posso rifugiare tutti voi che siete in live, potete partecipare. Anche quelli che sono fuori live, ma non essendo in live non lo sanno e quindi... non parteciperanno, quindi ciccia. Allora, Albi, facciamo così. Siccome a me mi dicono che io non ho una voce abbastanza tosta da incutere terrore, io ti dirò... Che cosa vuol dire? È che a quanto pare non funzionano le mie grida. Cioè, nel senso, bacchetto Samu, no, c'hai un vocino, non ti permettere, non mi incuti terrore, ok? Quindi, Samu piantala di rompere i coglioni, hai capito? Esatto, io ti dirò cosa dire e tu risponderai al mio posto. Ah, va bene, ok, cosa devo dire, Samu? No, vabbè, no, va, niente, per il momento niente. Per il momento? E tu ci sgrida, ma con... no, no, Metello, no. Tu sai cosa... vabbè, niente. No, non lo dirò perché probabilmente Metello... ok. Bacchetta di... Bacchetta. Bacchetto, bacchetto. Quindi la stanza la fai tu? Niente, niente, niente. Ma ti ho appena... sì, la faccio io. Scusa, se l'avevi detto non ti ho sentito. Allora, giro, devo cambiare. Non c'è nessuno che sta streamando Gartic. Ottimo. Guardate che magia, ragazzi. Gartic. Cambiamo categoria. Siamo gli unici, arrivano tutti da devo noi. Devo fare manualmente perché i miei moderatori non fanno un cazzo. Esatto. I miei invece sono particolarmente... Ciao Leonardo. Salve. Ma chi è che sta usando la chat del mio canale? State bravi. Cosa? Cosa chi? Ma io. Ciao Robby. Ciao. Ho solo detto che è vecchia, non che è orribile. Ah, bestia, ma io non l'avevo mai vista, quindi... Non fare entrare sconosciuti. E allora, ciao Michele. In teoria faccio entrare solo la gente che conosco. Poverino Metello, please, Albi. Cosa vuol dire poverino Metello? Nel senso, ho letto cosa ha scritto. Non fare entrare sconosciuti, please. Ah, perché è rimasto traumatizzato. È rimasto traumatizzato. No, ma vi va troppo bene perché Witto non si fa vedere, sennò entrerebbero. Cioè, posso dire una cosa un po' forte, forse ve l'ho già detto, ma non mi ricordo. Certo, vai, vai, dillo. Allora, tu hai visto, cioè, mi stai guardando, no? Sì. Ok. Immagina io che sono un maschio di 35 anni quasi. Sì. E mi arriva un tizio a scrivermi in chat, ciao, mangi sborra? Quindi... Quindi pensa che persone ci sono su Twitch. Quindi se tu sei una ragazza la gente fa molto peggio. Purtroppo ci sono dei deficienti che non hanno idea di cosa vuol dire avere un cervello, l'hanno dimenticato e quindi niente. Sono una disenza direttamente. Purtroppo si dimentica il cervello nel comodino e niente, vengo nel live e vedo scordato il cervello nel comodino. Scrivono che sono tutte proteine. Effettivamente. Mi raccomando, bevete succo d'ananas. La Robit ti risponde dicendo: gli potevi rispondere sì, come tua mamma. Robit è delicatissima. Delicatissima. Come mega delicatissima.
Arrivo. Il modo pelatone e il modo invisibile. Persone da Witto, cliccate sopra i link. Oh, grazie, grazie. Allora, ve lo ricordiamo, mettete... Leo, come prendi le parole? Mettete i vostri nickname di Twitch, sennò vi buttiamo fuori dalla stanza. Vale per tutti. Tu mettete il vostro nome su Twitch, perché altrimenti non entrate e basta. Hi. Su Twitch link, mentre sono da PC. Torno subito. Allora... Sarebbe la mettere in un altro chat. C'è il signor Maverick. Che Maverick è tuo. Maverick è mio, sì. Ciao Dima, buonasera. Sono giornato, ci scambiamo le figurine. Mio, tuo. Ce l'ho. Perché mi hai espulso? Signora Sergente Garcia, chi sei? È mio. Allora, lo so, purtroppo. Devi rifare la stanza. Cosa devo rifare la stanza? dobbiamo rifare la stanza. Ma chi è Samu? Samu è Samu. Hanno messo dei nuovi giochi. Ah, davvero? Sì. Ma guarda. Fighissimo. Animazione. C'è film. No, per animazione dei doppi turni. Adesso lo leggiamo, aspettate un attimo. Non so se ti ricordi, ho giocato un po' di tempo fa. Ti ricordi di un sergente Garcia che ha giocato con noi in live, Witto? No, sinceramente no. Chiamavi sergente, lo facciamo entrare a un account del 2016. Decidi tu. Io faccio da ospite stasera. No, non è vero. No, sì, invece sì. Io me ne lavo le mani. Insegue dal 30 maggio. Oddio, può darsi. Benissimo a lavarci le mani perché siamo ancora in pandemia. Possesso di utenti. Ho i miei utenti. Li allora facciamo così. Facciamo così, sergente. Facciamo questo match. Siete poi le mie pedine. Stante, anzi, aspetta, la rifaccio subito. Abbiate pazienza, dai. No. Ti do per buono. No, no, non lo facciamo. Perfetto. Entrate, ragazzi. No. Stavo scherzando. Rifai la stanza. Arriviamo. Che palle. Scusami. Vai. Come si fa la stanza che mi fa entrare? Io non voglio entrare. Devo ricaricare Gartic. Siete tutti delle piedine. No, delle piadine, no, scusate, iniziare. Non delle piedine. Copia il link. Coglione. Mettilo in chat. Ragazzi, entrate, mettete lo nickname di Twitch, perché altrimenti vi butto fuori. Passaci il link. Vogliamo il link. Aspetta. Arrivo. Dove sei? Ah, non si chiama Samu su Gartic? Ah. Ma chi è Samu? Allora ho sbagliato. Questo si può chiudere. Ok. Ciao, sono Marco Amos. Maverick. Sì. Ok. Bene, Albio, devo essere più specifico. Secondo me se mettevi una freccina verso Marco Amos era meglio. Stasera ho il ban facile, fate i bravi. Vai, metellino. Tira non fuori i denti. Non hai potere in questa live. Gianni chiede se Renzo in Discord. Non c'è Renzo. Renzo è morto. Non c'è neanche. Di sotto si parcheggia. Non c'è neanche. Si parcheggia comunque in live perché vuole farmi depilare le gambe, no? O farmi la 12 ore, non mi ricordo. Eh? Sì. Cosa? Io ho il premio per farmi depilare le gambe in live. Perché Albi? Ah! Che è successo? Pratica. C'è un mio mod, no? Sì. Si chiama Renzo, in arte Anna Luisa. Sì. Perché ha la voce molto leggerina, no? Sì. Cioè, si capisce che è un ragazzo, però sì, c'è vabbè. Un buon 45% della gente che entra in live sì. Pensa che sia una ragazza per davvero. Ok. E quindi mi hanno chiesto se tu sei Renzo. Sì, è chiaro. Not ragazzi, Witto in realtà si chiama Renzo. Basta, mettetevi l'animo in pace. No, io in realtà mi chiamo Giovanni. Oh my god. Ciao Nirmal, buonasera a te. Io adesso mi dovete copiare il link a mano.
Ma come link? Ma vuoi che te la metto su Discord? Allora, chi siamo? Nardo. C'è anche un Samu che fa ciao, ciao Rab. Ciao Sab, sto per dire. Perfetto. Sì, grazie. Perché un saluto ai pagliacci che ci seguono. Grazie Xanubi, grazie mille per il follow. Passate anche dalla live di Albi. Ma siamo veramente gli unici che stanno giocando a Gartic. Exa, tu giochi con... Ah, a proposito, Exa, ti devo dire... Venite su Discord, ragazzi, punto esclamativo Discord. Anche da Witto, credo. Siamo gli unici italiani che stanno portando Gartic. Vabbè, a posto. Unici al mondo. Fate punto esclamativo Discord, entrate in Discord con noi, che siete più belli. Certo. Anche io sono più bella adesso? Sì. Tu sei bello. Metello. Che scrive, Metello? Che scrive? Che mi ho chiuso per sbaglio la tua live. Vi faccio notare che Metello usa Witto, ma Witto non usa Metello. Ma perché sento il mio eco? Metello, le cuffie. Metello. Allora. No, è il solito Discord di merda. Ciao, okay. Metellino! Ci sono tre modalità nuove, che bello. Buonasera! Mia, adesso le esploriamo appena finite di entrare. Voce di merda, come è uscita? Alla Exa, uno voglio sapere se vieni su Discord, due voglio sapere se vuoi giocare con noi al Gartic. Sei provato. Tre, non comprare A Way to Be Dead perché non è una merda, ma ha bisogno di lavori per molti anni, quindi un giorno forse. Entro in live persone che decidono di cambiare da FM e da MAF. Bene, l'estate è andata alla testa. Ma io sono sempre stato Giovanni con i disegni. Nirmal, sempre. Sarebbe proprio. Proprio persone strane, tolgo il cosa, Gianni. Gianni, che tu suona, metti punto esclamativo Gianni. Lorenzo. Ma perché tu rubi i suoni di tutti? No, me l'hanno dato in concessione. Ah, ok. Io ho i suoni di tanta gente. Madonna, quanto è forte. Ok. Ma intanto che aspettiamo, leggi le descrizioni dei nuovi giochini. Ci siamo tutti? Allora, vai. Allora, il gioco normale lo sapete, ormai penso che avete giocato tutti quanti. Una deve disegnare, poi quello dopo deve descrivere il disegno, e l'altro dopo con la descrizione del primo disegno deve fare il disegno e così via. Esatto. Hanno messo la nuova che si chiama animazione. E tempo di animare crea nuove animazioni in modo collaborativo. Fighissimo! Poi? E quindi fa l'esempio di un disegno di una palla che rimbalza. Quindi ognuno deve fare tipo... Sapete come si fanno i disegni animati, no? Fai un disegno di un... Poi fai un disegno del movimento un po' più avanti, no? Sì. E quindi... In teoria lo so, nella pratica... È un cooperativo. Rompere il ghiaccio. Gioca con una singola frase. Fai domande e divertiti con i disegni degli altri. Fighissimo! Facciamo questo come primo. Non ho capito, spiegamelo. Non lo so, però sembra carino. Non dire fighissimo, ho capito tutto io, me lo spiego. Punteggio, fai del tuo meglio, ottieni un successo ogni volta che mantieni significato di frase e disegni. Quindi va a punti? Quindi va a punti quando scrivi la frase che ha descritto il disegno precedente. Wow, che succede spesso. Fighissimo. Film, crea l'animazione... Animazioni con doppi turni, l'orologio è bloccato finché non tutti non premono pronto. Ok. Tra un po' arriva il temporale da te. Sì, si sta preparando. Spero che non vada via niente. Ho paurissimo. Ok. Hai Eolo. Io? No. Non c'hai Eolo che ci salva. Ah, fai Eco, scusami. Fai Eolo. Ma rompere il ghiaccio non è male. Scrive una frase e tutti la disegnano. L'animazione è bella, ma bisogna ricordare di cambiare di poco frame precedente. Sì. Ho paura di cosa possa uscire. Comunque dice Samu che no, non entrerà su Discord se hai fatto questa domanda. Perché? E boh, non potrà parlare. Ma ci siamo tutti? Io penso siamo solo di sì. 8? Vabbè, magari si aggiungeranno altri più avanti. Se non avete il link ve lo rimetto e poi partiamo. Hai hai. Mandacelo. Ragazzi, anche... buttatevi dentro e giocate con noi. Grazie. Che più siamo... Più siamo, ecco. Più siamo e meglio è. Madonna, Exa. Più siamo. Siete pronti? Ci siamo tutti? Go. Io non c'è. Robby. Cosa facciamo quindi? Animazione, rompere il ghiaccio. Rompere il ghiaccio. Ghiaccio ha voglia di... No, aspetta. Witto ha voglia di ghiaccio. Esatto. Aspetta che... cambio anche scena. Ok.
inizia una conversazione. Okay. Una singola frase. Frase? Non ho capito che bisogna fare. Ok. Scrivere una frase per il momento. Una conversazione. Una conversazione è la frase, no? Penso di sì. Scrivete quello che dovranno disegnare gli altri, ma non sappiamo se succede qualcos'altro. Okay. Ragazzi, manca un quarto del tempo. C'era, ho visto dalla Chikibe che c'è anche un'altra modalità ancora che dovrà uscire, che è tipo Among Us, cioè scopri chi è l'impostore, una roba del genere. Davvero? Alessandro. Basta. Ok. Mamma mia. Io però... Ok. Tutorial come si disegna Io mi sono dimenticata esatto di disegnare, ecco cosa vuol dire, cioè, come, no, di come disegnare, scusa, non riesco a fare due cose contemporaneamente, ecco, qual è l'altra cosa, parlare e disegnare insieme, ma ecco qua, è proprio così. Ai ai. Vedere come disegnarli. Come le hanno le cose? Non mi ricordo. Ah, cos'è killer mutati, killer mutati fortissimo. Ti è partito il microfono a mille fortissimo. Si credo capisce, no? Rab? Sì. Vabbè, dall'angolo, Rob, dai, questo dall'angolo. Sto rischiando di lasciare un foglio bianco. Ma poi cosa succede? Ah, non facciamo così. Aspetta. Però sembra un pollo. No, sembra stia ridendo. Ecco qua. Cribbio. Ma me non abbiamo capito molto il gioco. Boh, vabbè, magari adesso da adesso cambia, inizia a cambiare. Vabbè, si capisce, Rab, su, su. Che non disegna da un sacco. Dobbiamo semplicemente fare tanti disegni diversi. Oddio, ma io non so chi sia questa persona. Io sono confuso. Più siamo parola di Paolo Bit? Esatto. Fatto sì, ma come lo disegno? Allora, vediamo un attimo. No, così. Disegni un po' più difficili, no? Se vuoi ci impegniamo a scrivere cose più difficili, Leonardo. No, nel senso, un po' più semplici, per favore. Però io non so chi sia questa persona. Mi dispiace a chiunque l'abbia scritto, ma... C'è Google. L'ho cercato, ma... Ho letto di fretta e non... Non so chi sia. Il mio piano è fare... Tipo la persona più famosa del mondo. Ecco. Ma allora sei stato tu, Metello. Dopo voglio vedere... Ti giuro. Ma poi come si fa questa roba? Ok. E come era? La più famosa del mondo sia Berlusconi. Eh sì, lo so che come era. Non è vero, è chiaro Rips. Ecco qua. E poi altri dettagli. Ok, devo cercare il logo. Non mi ricordo. Qual è? Ok, allora, aspetta. Però... Facciamo così.
Ecco, si capisce? Meglio di no. Possibilmente non me. È come... Me in che senso? Abbiamo gli stessi soldi, magari. E vabbè, si capisce, Rab. Vabbè, dai, si è fatto un viaggio panoramico fuori. Ho capito quale immagine è, non so come tu faccia a non conoscerlo. 5, 4, 3, 2, 1. Due non sono pronti. Ai ai ai. Ok, questa è molto simpatica. Questa è veramente molto simpatica. Grazie. Come non ti segno, non sono Miyazaki. Chiunque l'abbia fatta, complimenti. Grazie. Ma come? È la frase. Soldi sì. Ok. Io c'è meno tempo. No, a me mi sembra... Ti sbagli? Questo è uno di quei momenti in cui ho voglia fortissimo di fare un corso di disegno. Ecco qua. E a tempo, sei ancora giovane. Il problema non è saper disegnare. Ok. Qual è il problema allora, Matteo? Matteo, Marco. O ci sarà qualcun altro? Mi perdono. Semplicemente bisogna avere la... Cioè, se non sai disegnare è meglio. L'importante è tipo avere la fantasia di disegnare male qualcosa di carino. Guarda che non posso fare neanche quello. Disegnare talentuosamente qualcosa di male? Dai, si capisce. Io sono pronta. Bravo, Witto! Nella mia vita, ma no, non correggerò perché non lo voglio. Non ho il tempo di... Non hai il tempo di... Correggermi. Ma io voglio cambiare musica, ma non ne trovo una decente. Io sto andando a memoria, non ho cercato su Google, quindi... copia, incolla, non si può fare. No, sì, il copia incolla è arrivato. Oddio, che capelli aveva? Non lo so. Dai, facciamo. Mancano 4 persone ancora. Io so. No! Tante sta roba. No, ho disegnato Rab, cazzo. Aspetta, copriamolo. Povero Rab, però. Bella rifai. Povero Rab. E va bene. Sta diventando strano. Questo è complicatissimo. Io non so che cazzo ho disegnato. È complicatissimo. Quindi... No, devo avere una reference. È impossibile per me. Allora, vediamo un attimo. Ah, posso fare questa? Ok. Allora, quindi... dobbiamo fare così, però spesso. Ok, poi così. Poi più scuro. Ok, però in realtà... Ok. Io non so cosa sto facendo. Vedete, sono tutta roba che io non so fare. Maledetti. Perfetto. E da questo si dovrebbe capire tantissimo. Oh, madonna. È complicatissimo. Aspetta, però, no? Così? Ok. No. Ecco qua. E poi facciamo... No. Ok.
E sempre reference perché non mi ricordo. Uè. Ok. Oh no! Non ho tempo per pensare. Certo, di avete tempo di prendervi la reference? Sì, certo. Mamma mia, quanto brutto è! Come può pensare? Io ho fatto uno schifo totale. Non c'è modo, quello che ho scritto è una cosa impossibile, non devo essere neanche pensare. Io fino a mo' sono riuscito a trovare. Non riesco. Qualcosa ecco di tutto. Qua. Grazie. Grazie com'è mille per il follow. Chi però? Devi disegnare una cosa impossibile. Chi che non ho sotto la dashboard? Ragazzi, se scompaio di colpo, non abbiate paura, c'è un temporale che mi distruggerà internet e la luce elettrica. Grazie Foxy Gamer, grazie per il follow. Io conosco quella scena. Bravo Rab, bravo. Che vuol dire? Ma chi le ha scritte queste cose? Gente malata. A quanto pare. Allora. Che disegni sono rimasti, sei? Ah sì, facciamo la bella grossa. No, facciamo così. E tipo questo è un pezzo. Poi questo. Grazie signor FBI per il follow, benvenuto. Ma tu devi fare ogni volta che qualcuno mette il follow? No, in realtà io ho l'alert che fa però lo faccio no. Ok, e poi c'è questo che è, ecco qua. No, aspetta, non si vede. Che devo impegnarmi. Grazie uso, abuso, scammo e scappo per il follow. Che cazzo. Nomi particolari. E poi qui c'è. Buonasera lei, posso giocare? Non stasera. Ma completo. Signor FBI. Siamo al completo. Grazie che papereggi. Come killati? Ma perché? Cosa ho fatto? Ma prendetevela male. Facciamo così, prima lo fai tu, poi se funziona. Ovviamente si scherza. Ovviamente. Vero, nei videogiochi fate. Ovviamente, non nella vita reale. Grazie FBI, grazie. Che è quello grazie che mi ha detto follow. Di killarmi. A posto. Se può giocare. Aspetta, come facciamo disegno? Così. Uno, due, tre e poi mancano gli altri. A posto. Sta diventando pesante questo... Non sto capendo. Grazie uso abuso. Grazie per il follow. Chi è l'altro che mi ha messo il follow? Grazie Francesca Cir. Grazie per il follow. Purtroppo non mi è messo ready che mi sono messo a ridere, non ho cliccato. Lo fa da solo, no? Ciao Francesca. Ma le quasi sono prefatte? Ma mi sa di sì, sai. Perché sono delle cose che voi non scrivereste mai nella vostra vita. Infatti, per questo ho detto prima, ma chi le scrive queste cose? Ma perché? Ma di nuovo la stessa... La tipa mi ha bannato. La tipa, io non ho fatto niente. Sono stato io. Sta parlando di Metello. Metellino. Il tipo ti ha bannato. Sembra un'altra cosa, però... Ci stiamo. Ma io non li so fare gli animali, ragazzi. Vabbè, che sospendi. Ecco qua. E poi ce n'è un'altra e un'altra. Ecco, così in totale sono sei. A posto. Sei. Sì. Quale stai facendo? Io spero capiate che tipo di essere è questo. Facciamo qualche cosettina qui. Ecco qua. Così almeno è più capibile. E poi... no. Ecco qua. Vai, pronto. Ciao, Kresmer! Kresmer! È lontano una lettera dall'essere un brutto nickname. È rischiosa. Grazie Rob, efficiente come sempre.
meglio efficiente che qualcos'altro. La chat. Ne ho trovato uno che mi ha messo un po' in difficoltà. No, ma io non ho tempo di far tutto. Ma non hai dei moderatori, Albino? Eh? Sì. Sì, ma non lo so. Uno non sono io. Spero che serviva... Ma devo bannarlo, devo bannare FBI che spam. Sì, se ti avanza del tempo fallo. Ma che si banna? No, dai, mi ha distratto tantissimo. Questo è biondo. Distratto un attimo. Grazie Miao Kit. Ma nel senso che ti posso aprire, trovo del Miao dentro? Ma perché? Miao Kit. Sì, ma mi stanno uscendo frasi stranissime. Che cazzo è? Secondo me molti l'hanno lasciato stock. Dici? Può essere. Brutte persone. Siete delle brutte persone. Può essere, può essere. Che cazzo allora? È? Albi, sei un ignorante. Manco te sai chi è Jeff Bezos. Cazzo di sapere quello che si paga. Sì, ma sei serio? Una crab adesso. Cosa? Cosa è successo? Te lo dico dopo. Ok. Devo disegnare Rab, fai te. No, ho sbagliato. Se lo faccio con un salame sotto braccio. Allora. Non è fatto così mai nella vita. Esatto. Che collo lungo. No, no, voglio fare una cosa seria. Sta chiedendo risorse che il mio cervello non pensava di avere. Aspetta che ci penso. Io ho finito, a posto, ora posso cagare la chat. No, falla tutta. Mi tirano sempre in casa. Ma no, Rab, è perché sei pelato, no? Ma no, dai, se c'ho l'occhio spiritico, poverino. Povero. Ecco, l'ho disegnato, è lui. Non sono più pelato, come no? Certo come che no? Lo sei. Come fai a non essere pelato? Che bello lavorare di domenica. Bellissimo. Ciao, posso giocare? Please. No, stasera no, signor Miao. Ma se ti ripresenti alla prossima live, che so che sei tu, ti faccio entrare. Evitiamo di far entrare sconosciuti alla prima volta. E se vai dalla signorina Witta devi usare qualche miliardo di punti canale per farlo. No, ma come? Non è vero? 2500, dai, non sono 2500 miliardi per fare, per giocare. Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Sono femmina? In che senso? Che vuole un trattamento di favore perché è la festa, probabilmente. Non funziona così. Hai sbagliato persona, tipo... Questo mi mancava. Non siamo su Discord. Abusare del fatto di essere una donna per ottenere qualcosa. Ok, ora puoi entrare, allora. Per favore devi prima avere 18 anni e dimostrare di essere donna. E lo fatto delle tette. Cosa? Eh? Allora, presentazione manuale. Faccio io. Capire che cazzo bisognava fare in sto gioco. Dai, allora, vediamo. Iniziamo. Vogliamo capire cosa cazzo abbiamo fatto per un quarto d'ora, sì. 20 minuti, non sappiamo cosa. Sì, vai. Allora, un pagliaccio allora... che spara delle rane. Sai allora perché ho scritto stronzo? Sai perché ho scritto delle rane, Witto? Perché l'ultima volta che ho visto da te qualcuno disegnare delle rane è successo del casino. Ok, vai. Witto, che brutta rana. Lei l'ha pure detto, bambino. Ma quello è un bambino verde. Quel pagliaccio semaforo è giallo, verde, rosso. L'Italia è una rappresentazione dell'Italia in maniera... È un politico italiano. Ma no, non si dice. No, non ci dissociamo. Una rana l'hai fatta quasi bene. No, la rana l'hai fatta anche abbastanza bene. Ma quindi Maverick che cosa ha fatto in base al tuo disegno? Ah, e chi fa il disegno migliore? Boh. Sì,
Sì, non allora vedi, è questo, ranzato. Che ha quel pagliaccio? Le rane sono fatte bene, però. Le rane, ci ha messo 2 ore a fare le rane e poi cazzo lo fa. Quindi ognuno ha disegnato... Quindi tutti hanno disegnato un pagliaccio che spara delle rane. Sì, questo funziona così, tu disegni una frase, tutti gli altri a turno prenderanno quella frase e faranno quel disegno, basta. Ma Samu, in che senso croc? Croc? Non hai mai sparato alle rane? Fanno quel rumore quando muoiono. Quando si spezza. Perché tu hai sparato delle rane? Ciao signor Sidious, lascia il follow, la prossima volta che giochiamo puoi entrare a giocare con noi. Lo facciamo per evitare i tronnini. Mulino bianco. Ci vogliono almeno 2. Bravo. Bella questa rana mutante. No, dai, è bellissima. Grazie per il Ronald McDonald. Vero? Ma mi sa che è lui. È Ronald McDonald, sì che è lui. Datemi un secondo, un attimino, che abbasso la qualità che mi sta andando via un po' internet. Hi, hi. Allora, signor Killer Fox. Ma che bello sto pagliaccio. Gli manca una mano, però. Perché era... Grazie, ma Miki! Grazie mille per il follow. Non ho avuto il tempo. Ma spiegami cosa c'è scritto? Rana, rana amo. No, rana.png. Esatto. Se mettevi una S, veniva Rana Amos. Rana.png. Metello ha disegnato un cappello con un... una scatola e un coso. Ma è uno scarafaggio mutante quello. Grazie, no, di Metello. Un pagliaccio francese. È una cattura radioattiva. È un pagliaccio semi invisibile. L'ho disegnato quando in 5 stia... secondi. È un pagliaccio invisibile che si è disegnato la faccia. È un mimo. Quindi questa è la modalità rompighiaccio? Sì, sì. Un po' bruttina. Un po' bruttina. Ma fai con la coppola. Non mi piace, se sono pieni tipo... Sergente, cosa ha vinto Sergente? No. Mamma mia, complimenti. Complimenti. È stato bravissimo. Bravissimo, bravo. Sì. Può votare. Grazie, Gianfiliberto. Si vede. Tipo. Guarda, Witt, è Tomb Raider. Con la skin. È bellissimo, è veramente bellissimo. Allora, Sergente ha scritto... Ah, ecco, a me è capitato sta frase qua, ho detto, ma sembra una frase stock. Generica questa cosa. Infatti. Allora, avete scritto voi. Per come dovrei disegnare la città incantata io? Anche tu volevi disegnare la città incantata? Sì. Ma signora Interstellar, masticazzi. Sassà, non è un film. Ma quello dovrebbe essere il gigante. Quello è un anime. Ma non è un film. Hai sbagliato, sono bocciato. No, è squalificato. È anche un film, dai, è adattato anche come film. Io stavo tutto il tempo a cercare di capire cosa disegnare. Il film si chiama Sasage Geo? Che cazzo? Che cos'è? è la colonna sonora. Cos'è il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie che si sta sciogliendo? No, niente. Il gigante Gabibbo. Bellissimo nome, Gianfiliberto Scozzafava, ecco. Di Savoia. Molto bello. Ecco quello che voleva disegnare Leonardo, ma non ce ne uscito. Si chiama quello dello... Ah, non mi ricordo. Di Los Muertos. Brava, Witto, ben disegno. Grazie, grazie. Io ho avuto... Stavo guardando i troll in chat e mi sono perso. Cos'è? Blue Brothers. Che film? Non credo di averlo mai visto. Neanche io. I Blues Brothers. Il Senza Nome si chiama? E bassa cultura cinematografica, ragazzi. Io stavo disegnando la Compagnia dell'Anello, poi mi sono reso conto che non avevo più spazio nella mia... Ho detto che la foto della Compagnia dell'Anello per Andre. No, aspetta, non ho capito. Dov'è l'anello? No. Stavo facendo Gandalf, facendo Hobbit, gli Hobbit. Poi c'è... Nessuno sei. Caio che c'ha i capelli castani, poi c'è l'altro che è biondo. Ah! E volevo fargli anche una spada, volevo... Solo che poi stavo guardando la chat perché c'erano i trollini Mulino Bianco e mi sono perso, quindi... E comunque l'avrei fatto di merda lo stesso, immaginatevi 2 colori in più. Il Signore degli Anelli 2D. Beh, oh. Marco ha fatto bello. Ecco la canottiera bianca. Sai che è il tuo film preferito? La canottiera bianca. Veramente volevo mettere Interstellar, però vallo a disegnare Interstellar. Vabbè, disegnamelo. Facevi una donna nello spazio. Mi ci voleva mezz'ora solo a disegnare, come cazzo si chiama, quello che fa le colonne sonore. Ragazzi, secondo voi è meglio Shrek o il disegno di Witto? Shrek. Dai. Il mio è più bello.
Metello. Shrek vince sempre. Anche non quello di Metellino è carino. È appena detto che Metellino è carino, però non anche va. Anche quello di Metellino è carino. Wit o top, dice Sergente. Grazie. Wit ha fatto l'ambiente bene. L'ambiente? Ma Shrek è più simile? E poi come cazzo si scrive Shrek? Effettivamente sai che non hai torto, perché Wit ha reso l'idea, però effettivamente Shrek è un po' più bello. Anche se... sì, sì, è molto più bello Shrek. Il personaggio alla fine è quello. Però c'è da dire che tu devi disegnare il film, non il personaggio. Di Wit sembra quindi... la bambina di The Ring. È il personaggio. Ma che dici? Ma di dove? Dove la vedi la bambina di The Ring? Come avrei dovuto disegnare Shrek, scusa. No, sì, sto dicendo che il concetto era far capire il film, no, alla fine. Non il disegnare il protagonista. Cioè, non era il disegnare il miglior protagonista del film. Buono, ah, ecco. Questo. Ah, me l'ero dimenticato di aver scritto sta cosa. Samu, vuoi... Ma quello è un pisello di gomma, Samu. No! Guarda, dai, è un vibratore giallo, c'ha pure il manico. Ma che dici? Lo piange. Signor Killer ha fatto... Oh. Bella la versione squadrettata. Metellino? La vuoi? No. Ma mi hai copiato, Metello. Triste. Perché si tocca da sola? Che triste. Ah, è una banana. È una banana. Quindi è fatta più obesa. Una banana. Ma Sergente è troppo forte, però. Vabbè. Ma Sergente, ma non è ma giusto. Ma si sta sparando la banana, no. Non hai si visto sta umiliando, si sta sparando la banana? Ma dai, ecco. No, Witto e Metello si sono copiati. Sì. Io almeno avevo fatto le facce. Vabbè, mamma mia, io almeno gli ho dato dei vestiti. Va bene. Banane come disegno a due lette celesti. No, sono lacrime in teoria. Sì, sono le lacrime. Però effettivamente sono dei fili uniti, no? Però, sì. Vabbè, no. Mamma mia, quanto anche però. Questa, sì, no, dico. Però anche Sergente, diciamo, gli ha fatto due vermi che gli escono dagli occhi, però c'è una cazzatina. Avete copiato voi me, no, stavo. E niente, vince di nuovo Sergente, mi spiace per le vostre banane. Anche sì, la banana sì, che sì. Si masturbano, mi spiace. Ma che da dove? Comunque, scusa, si sparano le banane. Allora, giocando a poco giocosa, bene, mi hai messo il crimine. Perché io sono stronzo. No, io veramente qua ho abbandonato. Giocosa con... Ah, giocosa conda. Ok. Gio è il primo titolo che dice conda cosa? Ah, lei cosa? Ok. Conda. Ah, ok. Carino. Ma non vale, Sergente è troppo bravo. Non è giusto. Dove che palle. Allora immagino che Metello ha fatto meglio di me. Io non ve lo faccio vedere quello che ho fatto io. Dai, mostraci. Cioè, hai fatto meglio di me. È bionda. Ma i capelli neri la gioco. Ma non mi ricordavo, ho fatto lo sfondo nero, ma ti pare che ho avuto il tempo di pensare a cambiare lo sfondo? Sì. Non voglio giocare. Affanculo. Sì, ti sei fatta la Nash Mod. Vai, vediamo Sergente. Vabbè, dai. Questa vale un sacco di soldi. Non c'è gara. E l'ha fatto più la Dolly, l'ha fatto. Bella anche questa. Oddio, bravi. Guarda serio. Quanto bravi siete, però. Ok, no. Maverick. No. No. Si capisce che lei devono capire che cazzo ha disegnato. Sergente Prosi. Vediamo. Oddio, tra Sergente e Marco mi piacciono tutti. Sono due stili diversi. Sì, è vero. Però belli diciamo entrambi. Che la di Marco è un uomo. No, se gli facevi due figli sul petto, era un bellissimo. Dice che sia l'autoritratto di Leonardo. Ha disegnato le tette. Vabbè, ma le tette non dicono niente ormai. Ma quella di Sergente non è che non vuole giocare, è proprio incazzato. Ti sta per spaccare una mazza da baseball sulla faccia. Ma Rimarco è più fedele, dici? Dici? Sì, effettivamente. Sembra che quella di Sergente si sia appena rivestita dopo aver fatto qualcosa. Gli cade la spallina. Ma guardate che la giocando non è una bella donna. L'avete mai osservata bene? No. No. Questo non avevo idea che fosse... Gioconda col cazzo conferma.
Un cane a 6 zampe. Ma di nuovo, Maverick? Comunque, tra l'altro avete messo due cani. Io ricordo di averla vista... di aver avuto la stessa frase anche nelle scorse giocate. È un gatto questo. E io ho visto tipo un cane da montare, una cosa del genere. Questo è palesemente un gatto. Cane, è un gatto. Bau. Bau. È un bellissimo gatto. Uff. Grazie. Wolf e motherfucker. Ciao, Saki. Allora, è un lupo? No, questo è un cane, non è un lupo. Ma che cosa ha in braccio? Legge il giornale. Ha in braccio 6 zampe. Ah, le 2 zampe in più. Dove sono le 2 zampe in più? Nel sacchetto che hai in mano. Cioè, guarda un po', Sergente ha avuto lo stesso tempo di Killer Fox, ma hanno fatto due cose diverse. Cioè, il mio non è meglio, e neanche quello. Devo dire che la live non è sponsorizzata. No, il mio è tremendo. Il mio apprezzo la fantasia. Che malattia c'ha il tuo Witto? Ma la cosa bella è che le 2 zampe in più le ha solo dietro. È tutto strano il mio. Sbilanciatissimo. Ma sai come parte a razzo? In penna quando parte a corso. Il primo gatto non ha 3 paio di zampe. Me ne sei in fila. Dov'è la profondità? La profondità. La profondità. C'è tempo di profondità. Bello, bello, Samu. Bello. Grazie, Samu. Comunque, disegnate tutti meglio. Dov'è Danny quando serve? La mia è la pimpa. Quasi, Rambo, quasi. Meglio di chi? Come costruire un cane. Questo mi ha messo parecchio in difficoltà. Oh, bellissimo, Albi! È veramente bello. Ho fatto il disegno della mia vita. Veramente bello. Veramente bello. Complimenti. Complimenti. Ti ho fatto aiutare. E mi piace anche il fatto che sul foglio abbia disegnato un altro cane. Bellissimo, bravo. Però male, ecco, vedi, quella è la differenza. A parte le distrazioni, quando tu inizi, tu leggi la frase e immediatamente ti viene bam, cosa devi fare. Invece altre volte stai lì metà del tempo e fai... cioè io appena ho letto la frase ho detto lo faccio così e sono in grado di farlo. Ma basta flexare. No, Sergente, vabbè, lui ha sta ammazzando, grandi problemi di super mega. Non disegnerò più la vita mia. Sì, però il martello ha un po' di un difetto, secondo me il manico è un po' corto. Esatto. Bello anche questo. Ma che bravi che siete. Il mio fa schifo. Ok, no, il mio non fa schifo. Dai, il mio è bello. Ha un senso. Grazie, metterlo. Basic da morire. Non è colorato neanche la testa. Ti fai sentire meglio metterlo. Cane dell'IKEA. Esattamente quello di Marco. Qualcuno che disegna male ci deve essere, così ci sentiamo più meglio noi. Esatto. Che disegniamo meglio. Cioè, noi disegniamo meno peggio. Questo tavolo abbiamo il peggiore. Grazie, non l'ho Killer. Capito questo, non l'ho capito. Questo doveva essere un'officina. Ah, doveva essere. Hai iniziato a fare l'armadietto e poi fatto, ho finito il tempo. Niente. È un tavolo cane. Killer ci prova, ma non si applica. Ecco, chi è? Allora, tu perché hai scritto questa cosa? Perché sì. Perché mi era apparso modi per rendere. Oh no, ma sei matto tu! Ma è troppo bravo! Ma sei matto? Adesso basta che entra anche la Robit, basta. Noi non giochiamo, fanno tutto loro. Ma veramente? Qui a me c'è tipo un tornado. Okay, non è solo bravo a disegnare, ma le pensa anche giuste. Sì, sì, esatto. Bravo, Marco, io non ci ho mica pensato. Noi siamo banali. Io ci ho messo 2 ore a disegnare tutti la stessa idea. Io no, io ci ho messo 2 ore a fare questa pizza di merda, poi ho fatto... basta. Come? Buona. È stata una merda, non sapevo cosa fare. Pizza non italiana, ma... Non è ancora commestibile. Ma vabbè, che hai fatto una faccia bellissima. Se gli metti un corpo può diventare un nemico di Isaac. È una faccia questa, che tipo... Se parte vorrei provare la pizza con l'ananas, ma in teoria dovrebbe essere buona. Io non ho mai avuto il coraggio perché ero in Portogallo. Commestibile. Perché la pizza... Che è buona. La pizza mi costa un sacco all'estero. Quindi il cazzo che mette della commestibilità dentro. È un'idea bellissima. È veramente un'idea bellissima. Carinissimo. Schifo. Così.
Lui non c'è. C'è ancora il sugo d'ananas sopra quella pizza. Abbiamo avuto tutti la stessa idea, almeno la prima metà. Esatto. Per Bezos va nello spazio. Ma chi è sto qua? Ma dove? Ma chi è? Ho dovuto cercare su Google. Anche io! Ma ho disegnato di nuovo... Ragazzi, nessuno conosce Jeff Bezos, no. È tipo la persona più ricca al mondo. Io ho disegnato di nuovo Rab. Ma davvero non sapete chi è? No, no, non lo sapevo. Jeff Bezos. È quello che vi paga. Comunque lo hanno preso in giro fortissimo, che è andato nello spazio con un razzo a forma di cazzo. Ah, sì? La pizza con l'ananas è stata inventata da un greco residente in Canada che non ha niente da fare che un migliore d'Italia. Esatto. Bene, e ha usato il ketchup al posto del pomodoro? Ovvio. E visto che c'era. Bravo Maverick, vedi chi ha fatto meglio di me? E mo? Ma che bello però. C'è pure il riflesso della luce. Sì, vabbè dai, cioè... i dettagli poi. Ma Sargente c'ha più tempo di noi, se non si spiega. Sam ha buttato Isaac nello spazio. Dire che abbiamo mandato su Spam e roba il razzo che veramente ha forma di pene. Sì, sì, è forma di pene. Ma veramente? L'hanno spiegato perché l'hanno fatto così. Così ci sta più gente da mandare nello spazio che paga più soldi. Oddio, però sai cos'è il problema di fondo, Sirius? Che mi piacerebbe mai provare una fetta da qualcun altro. Cioè non mi andrebbe mai di andare in un locale a ordinarmi la pizza e mangiarla. Per sì, intera no, infatti. Mi sembra uno spreco, non vado a mangiare la pizza così spesso. Grazie Killer. È un razzo spaziale, Killer, giuro. Killer ha capito. Io ho fatto uno schifo. Però no, vedi che è anziano, c'ha le rughette. È pelato, cioè, gli ho fatto anche le chiappette. Sono delle... Ma perché chiappe. Sono grigie le chiappette? Ma perché avevo il grigio in mano. Ok, rompere il ghiaccio è terribile. È terribile, è veramente brutto. Brava che ce l'hai suggerito come prima cosa. Diciamo... Che avete detto? Animazione? Animazione o film, che sarebbe animazione, ma con tutto il tempo che vogliamo. Sì, è vero, abbiamo molto più tempo e dobbiamo mettere ready, secondo me... Ma è uscito qualcuno, è uscito Samu, mi sa. Samu? Io vi lascio Samu. Qui, sì. Ciao, Samu! Ciao, no. Samu. Allora, Sirius, visto che hai partecipato in chat e non mi hai scritto sei un succhiacazzi, ti faccio entrare. Però, occhio, dimettiti il tuo nickname ora. E comportati bene. Ciao, non disegnare più nemmeno che non siano razzi. Non dite le parole proibite, sennò poi vi devo bannare e io mi rompo il cazzo a bannare. Bravo, bravo. Giusto. Ma ciao, dov'era? Dove era Enzo quando... Dimmi. Dimmi. Chi? No, Vito? Stavo salutando Rab. Ho capito Albi. No, no, ha detto il rabbino. Con doppi turni, ha detto il doppio turno abbiamo. Quindi niente animazione. È la stessa cosa, film. Dice che è la stessa cosa, ma è... Ok. Metello. Metello, bisogna basta, dai. Prima di film, la stessa cosa, ma più rapida. Così avete... Ah, ok, sì, effettivamente. Quindi? Non appena... Facciamo animazione, allora. Ok. Sì, a quanto abbiamo capito, il signor sergente è molto... Signor Sargento è molto nerd ficcatissimo. Era il primo disegno di Ark. Ma non ah, si quindi può quello usare... che voi disegnate, quello che voi disegnate, gli altri dovranno replicarlo e fare un'animazione. Ma non si possono usare le altre cose, cioè soltanto la matita. Sì, no, non è vero. Non è vero. Non puoi, no, usare puoi disegnare, non puoi disegnare i riempi e tre cose non puoi ci sono fare. Ok. I riempi, i costi per riempire. Ok, ok. Allora, è una cosa un po' semplice. Sì, è una cosa semplice. Io da zero non so mai dove partire. Non mi piace. Si capirà. Con gli alberi. Non fatelo vedere migliorato lo sto disegno, per favore. Ah, vedi, evitano di fare riempimenti eccetera per rendere più veloce il disegno, sennò magari sì, uno sicuro. Si perde. Sì, sì. Non posso riempire, che palle. Grazie Enzin del follow, benvenuto. 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 Cosa ridi, Metello? Cosa ridi?
Non so cosa si fa, come si fa. Io non ci ho avuto un'idea stupida. Mannaggia, mi dispiace per chi dovrà continuarlo. Oh no. C'è tutti. C'è tutti, esatto. Ma sembra tutt'altro. No, 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 cancello tutto. Via. Molto poco tempo. Fa niente, fa niente. Ah, posso, sai cosa posso fare? Ok, ok, lo so, lo so, lo so. Un fungo atomico. No, 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 no. Meteorite. No, no, no. Drin, drin. Ah! Una coda che scodinzola. No, 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 no. Qualcosa di più semplice. Una palla che si rimbalza. Bravo! Come hai fatto? Hai guardato la live? Però adesso ho spoilerato. Dai, Albi. Vai, sono pronta. Uomo senza gamba. Io ho paura. Dai, non ho capito, hai appena dato il consenso a tutti di disegnare peni che se sono razzi spaziali? No, vabbè, ma che state scherzando? Che cazzo hai disegnato? Ma che? Io cosa posso dovrei fare qui? Ah, no, ok, me lo fanno vedere il primo. Ah, dobbiamo continuare. No, è impossibile. Grazie, Insinaid. Grazie per il follow. Ah, vi lascio il disegno sotto, che figata. Ah, da sì? Ok, adesso è più semplice, ok. Molto figo. Il disegno di Sergente. Ma non posso descrivere. Una cosa molto bella. Il Sergente no, dai. Cazzo di segno. Ma secondo me qui escono delle gif bellissime. Se si. Se ci si impegna. Esatto, se ci si impegna. Se si ha le abilità di disegno. Cazzo, ma sai tutte le persone brave a disegnare che cosa fanno? Veramente, caspiterina, bellissima. Fanno una roba bellissima. Bello, quelli che sanno disegnare hanno anche una tavoletta grafica e disegnano qualcosa. Non è vero, ho visto gente disegnare col mouse e fa delle robe. Sono esseri superiori. Col cellulare la vizi disegnare. Sul cellulare possono prenderti il pennino. Non ci vuole la bravura, ci vogliono le idee in sto gioco. E la bravura. Cristo, chi ha fatto sto cerchio? Sì, i cerchi sono impossibili da replicare nella stessa posizione. Infatti l'ho fatto a mano. Falla a mano, Albi. Ah, invece l'ho fatto uguale identico. Aha. Bravo. Bravo Punky. Qualcuno voleva fare un'animazione particolare e gli ho sconvolto tutto perché col cazzo che mi metto a disegnare queste cose. Mi ribello. Ok, vai, bellissimo. Bellissimo. Però forse dovrei. No, vabbè, dai, faccio così. Non ci riesco. Ho paura. Madonna, questo è da fare tipo in 20 persone. No, che bello, ho paura, ma bello. Signora Enzin, per ora no. Se metti il. Se rimani col follow, rimani qua. Poi vediamo perché vogliamo evitare che la gente entri a trollare. Quindi, se hai pazienza, forse dopo, o forse la prossima volta. Per replicare, cerca di partire dall'incrocio tra le due tangenti esterne perpendicolari. Questa roba. No, questo che cos'è? Non ho capito. Chi è il pazzo che mi fa. Cosa dovrebbe essere? Lo sport che odio. Cosa dovrebbe essere questo disegno? Aspetta, però, facciamo così. Le sposto un po'. Ok, ma devo capire quanti colori e quanti dettagli questo disegno, però. Ma non ho capito l'idea alla base di questo disegno, boh. Ma scusami, io non ho capito perché il quadrato rimane partendo dove lo fai e il cerchio no. Perché il cerchio è speciale. Ecco qua, fatto. Ah, dici Maverick? Ma secondo me deve essere qualcosa. Boh.
Cioè, a me mi sembrano delle bollicine queste. Non lo so. Io credo di aver skippato un frame, ma ci sono. Mi ero scordato dei particolari. Sono un sacco curiosa di vedere alla fine. Se è finito tutto, non lo fanno in automatico. Stavo per finire. Ah, è il tuo Maverick. Se i disegni non li concatenano in automatico, finirà. Ma non c'è tempo. Vabbè, dai, un po' le ho spostate. L'animazione è la mia modalità preferita. Potrebbe diventare anche la mia, sai? Mi piace un sacco la roba. Oh mio Dio. Ma avete fatto dei frame? Perché stai pisciando su un pallone? Sai che secondo me dovevano mettere il modo di vedere i disegni precedenti? Ecco, decisamente. Ma forse si può? Perché vedo che ci sono più fogli uno sull'altro. E vedere che cosa hanno fatto gli altri per sapere a che punto si è arrivato. Tipo. Cioè, ci andrebbe una piccola anteprima di disegni precedenti. Mo che verde è questo, però. Spero che sia questo. No. No. Perché il cerchio deve essere speciale? Ma non riesco a fare una goccia. Ok. Ok, vai, fatto. Siamo a 4 su 8. Ancora ce ne vuole. Che fatica. Sì. Molta. Adesso devo copiare sto coso qua. Mamma mia. Mi sto chiedendo se devo correggere alcune cose di disegno o farli uguale per... Io correggo un po'. Tu? Da, tu? Sì. Io. Manca poco! Sono appena i peli. I peli? I peli. Cosa? Pelo. I peli di Pelo. Già, dovrei aver fatto tutto, credo. Ho paura di dimenticare un pezzo. Secondo ma me è meglio secondo vedere solo voi quello... ce li mostrano tipo come l'album classico, quindi un'immagine immagini in successione in fila, oppure per esempio avremo un'unica immagine che poi si sovrappone mano a mano con i nostri disegni. Grazie del follow, Giacomo. Quello che ho chiesto prima, infatti. Grazie alla anche fine te. Ti fanno un video in automatico o ti mettono semplicemente le foto in fila? Perché se ti mettono le foto in fila è brutto. No, è però merda. Lo scopriremo dopo. No, è una merda proprio. Metti animazione, tieni queste. Secondo me ti mettono prima le foto in fila e poi. Ecco, già ci starebbe. E ma poi... scusami, ma questo colore qua non è questo. Scam. Oddio, ho paura di sbagliare colore. Io non posso replicare. Non c'è il contagocce, Albi? Non mi so di no? In che senso il contagocce? Cioè, quello strumentino che ti permette di... No, non c'è. Come no? C'è invece. Lo sto facendo ora. Come si fa? Clicca sul il colore, quello grosso che ti appare sotto tutti gli altri colori. Quello è il rettangolo. Sì. È vero, c'era una roba del genere? Contagocce. Non so come si chiami. Come si chiama? Mi cattura cosa. Vabbè, tanto non si può fare perché il disegno che c'è sotto non esiste. Come no? No, me lo fa fare. Ma come? A me sì. Però no, effettivamente è chiaro. Non me la fa fare. Sì, signor Alex, no, non puoi giocare.
Ecco perché nessuno sta a darti il pollo. Guarda quante ne sono. Sì, sì, è per quello, è per quello. Non perché un gioco molto. No, però, però prego, è educato, è educato. Non odiatemi per quello che sto facendo. Sì. Madonna, io non ho fatto ancora metà del disegno. Ho fatto un disegno davvero cattivo. Davvero cattivo? Ho pochissimo tempo. Ci insulta male? No, no, fidati, tipo, rischia di diventare qualcosa di brutto per Twitch. Ah. Ci bannano tutti. Oh no, ma... Finito. No. Comunque dice sergente che si vedono prima tutti i disegni e infine l'animazione. Ho tardato a fare il disegno e ho fatto una merda, correggete. Penso mi sia arrivata a me, alla faccia rossa. Sì. Ossa morì, oh no. Un altro bambino di merda. Madonna. Io la prossima volta non cambiare categoria, ma... Dici? Lasci... Sì. No, non è abbastanza arrabbiato. Ma io cosa dovrei fare? Mi è arrivato tipo un insulto alla vista. Perché può essere insultato alla vista? No, cavoli. Poi guarda sto disegno che ne parliamo. Ma un insulto su un insulto su Gartic? No, su Twitch intendi. Se intende un disegno che è un insulto? No, è un disegno. È un disegno così brutto che ha insultato la sua vista. Ecco, quello. Ah, ok. Ma ne ha scritto in privato. Chi? Dici. Cioè, tu, immagina che tu stai giocando una roba dove puoi giocare gente, no? Sì. E arriva sto bambino del cazzo a fare... Posso giocare? Oh! Ma ha scritto 10 messaggi in 8 secondi. Io l'avrei bannato al secondo messaggio. Oh! Stavo disegnando da me. Io sono un mod efficiente. Non l'avevo visto. Grande. Capito? Marco, bagni. Capito, Marco? Ti fai fare un baffo da uno che è più vecchio di te, Marco. Vabbè. Per quanto mi paghi. Che ti paga? No. Ecco. Ma neanche Metello viene pagato. Vabbè, Metello magari tipo gioca perché è follemente innamorato. Quello magari che Alex voglia giocare non può più. Magari gli piacciono i piedi della gente che scrive su Twitch. Sì. Michele, vieni a giocare con noi? Non fare la... Non ho capito questa dei piedi, però. No, non l'ho capita nemmeno io. Cos'è sta roba? Mi piacciono le palle comunque. Mi hanno finito il disegno. Cosa sto guardando? Cosa state facendo? Quanti colori? Ma siete delle persone brutte. Ma che cos'è questo? Guardando. Non ho capito. Cos'è questo disegno? Non lo so. Descrivimelo. È un qualcosa che è rotto. E spara cose. Non continui il disegno complessivo, continui una parte di quel disegno. No, come una parte? Che dici? Sì. Stai facendo quello che ho disegnato io su un altro disegno. Ma che cazzo ho appena visto? Ma io so che cos'è questo disegno qua. Vedo, Vitto? Sì. Ma cosa, chi è che ha disegnato sta cosa? Cosa c'entra? Ok, guarda, lo mettono tutti insieme, mettono. Ma io... Cioè... Cosa è successo? È successo che la pizza è buona. Cosa sta succedendo, Albi, da te? Cose. A pezzo di merda, Alex, è mio cugino, vaffanmocco con la bocchina. No, non l'ho finito di letto! La fa mocca con la bucchina di mamma e ta coglione. Ma che cazzo? C'è gente del genere la vorrei picchiare. No, che gli fai un favore. C'è del genere. Esatto. Lascialo vivere nella sua sofferenza.
la vita è già abbastanza brutta, se devi andare davvero è fatica, hai ragione, è già abbastanza brutta, semplicemente pure io picchiarlo. Oi. Devi abusarne mentalmente. Che disagio davvero, sergente, che disagio. Io con che diritto lo posso prendere? Ha disegnato la stradina piccola piccola e gli ha disegnato pure l'attraversamento stradale, dai. Chi si è messo a riempire? Probabilmente io. Chissà come è finito il mio disegno, che sono curiosa. Uno specifico point da Viz. E come... No. Ti voglia dire che devi andare a destra e a sinistra, Albi, non lo devi riproporre. Non. Schifo. Ma cos'è questo? Disegni una cosa così piccola. Ok. Mi hai detto zanzare. Possiamo farle estinguere queste zanzare? No, guarda che le zanzare sono super utili. Cosa? Tipo? Come mangiare i coglioni? L'unico insetto che davvero non è utile. E chi? Non è vero. Non è vero, è utile, è utile. A cosa? A cosa? Sfama altri insetti. Non proprio. Li ospito io a casa gli altri insetti per spamarli, guarda. Mettila a me, basta. Gli dai asilo. Sì. Non si mettono a estinguerle perché non sanno ancora la loro estinzione quanti danni farebbe. Sì, però sarebbero già estinte. Ah. Lo possono fare. L'avevo letto questa cosa. Ho letto che tipo da qualche parte nel mondo hanno... liberato in giro zanzare maschi. Maschi sterili. Sterili, sì. Esatto. Io non so cosa ho disegnato, non so cos'era e non so come lo sto continuando, quindi sappiatelo. Esatto. Ma io penso che cos'è questo omino? Capisci, sergente, perché quando arriva qualcuno nuovo e noi gli diciamo sì, vieni a giocare. Semplicemente per non è per te, è per gli altri. Esatto, esatto. La persona posta che vuole giocare, gli altri hanno la mamma puttana. Quindi... Io sono sicuro che c'è qualcuno che magari arriva in chat, vede l'andazzo, si comporta bene, cerca di convincersi a farsi entrare su Discord, arriva in Discord e lancia i porconi. O lancia tipo le parole con la N, R, F, magari tutti insieme. Esatto. Dice addirittura, si impegnano fino... Ma dai, sì. Veramente? Siamo esseri umani. Che roba. Se c'è una cosa orribile che possiamo fare, la faremo. È un piano diabolico. Sono... Ma sergente, se tu passi una volta ogni tot tempo, io vedo comunque, per quanto io sia un piccolino come canale, vedo abbastanza persone, no? Nel corso del tempo. Aggiungici che io ho una memoria di merda, quindi mi ricordo fino a tot di persone. Purtroppo non mi sono ricordato. No, è finita sta cosa, sì. Che fatica, sì, ragazzi. Veramente. Allora, potrebbe essere bello, ma lo fai una volta e poi basta. Esatto. Ci siamo? Sì, vai. E dopo attacco. Allora. Quindi alla fine ci fa vedere l'animazione, se non sbaglio. Dove è la buccia di banana? A me non mi è arrivata mai questa roba. Ah. Maverick, no. Maverick, no. Cacchio! No, hai skippato tanti grafici per il follow. Hai skippato 10 secondi, tipo su Amazon. Click 10 secondi. Benvenuto, Raffi. No, tu dovevi mettere un po' più avanti, poi quello dopo doveva mettere il piede sopra, poi dopo doveva scivolare, quindi niente, abbiamo passato. Ok, mi tutto. Opla, easy! Genio! Bellissimo! Che figata! Sì, come va bene? Come ti stai, stringerei Raffi? La mano. La prima volta serve per capire come funziona, sì. No. Oh mio Dio! Ma si stava tenendo! No, infame. Abbiamo aggiunto. Ma cioè, a me non è arrivato nessuno. Infame. Funziona così. Si devono muovere le cose. L'ho mosso. Non è fatto niente, Witto. Come? Niente. Ma come no? L'ho mosso l'omino che sta cascando. Ecco cosa mi è arrivato. Allora. Che poi tu, scusa, che hai fatto allora, Metellino? Perdonami.
Io ho disegnato sopra il tuo, però non so perché non me l'ha preso. Perché devi disegnare tutto di nuovo. No, devi ridisegnare tutto. Mamma, come quelli di metallo sono tutti rotti. Oh no. E lo ci hai rotto tutto. Non hai capito che dovevi ridisegnare tutto? Io sotto, perché devo disegnare? No, metallo, no, quello non era un disegno già fatto, era un ricalco. Però Metello è arrivato un'idea geniale. Metello, manda l'idea ai creatori di... No, Metello, hai rotto tutti i disegni che abbiamo fatto per mezz'ora? Sì, ma Metello, manda l'idea ai No, Metello, ti prego, non dimmi che l'hai fatto con tutti i disegni. Io non sapevo che toccava ridisegnarli. Vabbè, dai, è sparito l'omino, è rimasto un coltello che dice Whipla. Si muove, però il coltello si muove. Ma è troppo veloce comunque. Non ha senso che devi ridisegnare. Sì, che ha senso. Non è che hai fatto un'immagine di un disegno? Il disegno sotto si disegna sopra. Altrimenti lo modificavo. Non hai mai fatto un'animazione di un disegno? Io no, ma lo so come... Vabbè, no, non credo, Albi. No, io altro nella vita. Scusami, ma a scuola invece di ascoltare la lezione ti metti lì e fai i disegnini col diario, no? No. No. Adesso hanno il cellulare. Perdonami. Non sapevo che era disagente questo. Guarda come si abbassa con la... Sembra la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo. Metello, mi stai dicendo che siamo scesi a Pizzo Calabro un mese prima? Non è che si è mossa la macchina. Adesso si è mossa la macchina. Sei demolita. Perché il signor Killer ha ridisegnato peggio. Esatto. Diciamo che da 4K è sceso a 140p. Io l'ho fatto un centimetro più avanti. Perché anche capito. Io ho fatto un centimetro più avanti. Però il pavimento è morto. Sì, ma così è... Me lo sono dimenticato. Così è replica praticamente. Non è... Ma no! No, no, ma vedi che non ha capito, no. No! No, vabbè, come non ha capito? Dai, si è spostato un no, po'. No, sì, cioè, perché deve fare la conseguenza. Cioè, è passato dal litigio, si sono limonati, si sono litigati subito. Ma Metellino che fa? Che fa, Metellino? No! Ma che... Comunque, cari sviluppatori di Gartic, pensate come ho pensato io e fare un gioco dai, migliore. Dai, fino a quando gli entra in bocca. Fino a quando immagina è bellissimo il mio che disegno sopra poi l'altro e va avanti la scena. Che sono 8 frame, così ha senso e devono dare il senso del movimento. Vabbè, ma scusami, la velocità è adeguata al fatto che ci sono 40 giocatori, allora sì, diventa un mini filmato, ma così è troppo veloce. Vabbè, ma comunque è venuto bene, dai. Poi c'è un muro scatola che viene violentata dalla macchina. Dai, carino, dai. Ma dipende a che punto. Dipende a che punto è entrato Metello. Il primo giocatore fa un disegno, poi tutti gli altri prendono quel disegno e ci aggiungono qualcosina. Quella aggiunta va a passo al prossimo. Ah, ecco cosa è successo. Beh, ecco qua. Questo potrebbe essere più. Sì. Meno dannoso perché Marco è andato subito a quel paese. Comunque, ho dato un'idea agli sviluppatori. Forse miglioreranno il gioco. Capiva. Cioè, capisci che siamo in. Siamo in 8 e tu sei stato cattivo. Ma io vado oltre, capì? Ecco, Vitto ha fatto il ricalco dello stesso disegno. Ma non è vero! Ho mosso le braccia! Vitto ha fatto replica, ma mi fate finire cosa sto dicendo? Zitto anche Killer, ma alla fine è replica, quindi non ha alcun senso. Sì, ma anch'io ho messo le braccia perché non... È animazione. Ecco. Questo ha già senso. Questo ha senso, però. Vabbè, sì. dai, non è male. Perché fa il mio granchio? Vabbè, ho rovinato giusto tutto. Il granchio che è un po'. Ragazzi, io sto diventando cieco. Siete tutti con nickname verde in chat? Tutti? Non ci vedo. Grazie, Meti Dragon, per il follow. Benvenuto. Ciao, sono. Che Metello, basta. Ciao, sono. Vediamo Vitto che cosa ha fatto e a che punto. Prossima modalità di Gartic che si chiamerà Metello. No, Vitto ha avuto un problema. Faccio una luna, no, faccio una banana, non faccio una palla. Volevo fare un boomerang, però ho detto no, non mi va. Posso giocare, per favore? Dipende, rimani qua e vedremo più avanti perché evitiamo i troll, quindi già che non mi hai scritto già è un po' male. Ma che cazzo. Sappiate che anche qui ho fatto qualcosa di sbagliato. Ma che... Ok.
Marco che Mettilino ha capito, non c'è problema per il prossimo giro. No, no, Marco. No, bravo killer. Maverick no, non ha capito. Neanche ma mi sa che mette le Maverick ha bisogno di un tutto. Cosa è successo al disegno? Ho allungato le braccia. Ecco perché poi è morto un tizio. A me è arrivato questa cosa qua. È diventato una cosa estemporanea. Ma quello è un pollice in su? Cos'è? Sì, quello è un dito medio? Cos'è? Sì. Povero pallone che viene pisciato in testa. Il pallone pisciato va ancora bene. Grazie, sergente, che sei diventato rosa. Grazie, almeno c'ho un po' di... Perché poi non riesco più... Io penso di aver letto, poi non lo so. Io un tutor al disegno. No, dobbiamo... Però se contate, se Metello è il primo, non ha rotto niente. A meno che abbia fatto un disegno molto brutto. Ah, ecco, mi è arrivato esattamente questo. Penso di aver capito cosa è successo e non so come sia diventato il disegno che ho fatto io. Quindi questo era bruttissimo, se l'ho rotto ho fatto bene. Io ho spostato le esatto. Cose. Io mosso un pochino, ma tu hai mosso un po' di più. Io, questo ho fatto bene a romperlo. Bene, Metello. Ma era una meteora. Killer ha fatto... L'hai mosso? Sì. Dai, ho aggiunto qualche dettaglio. Oh, carino, carino. Che bello. Si è trovato in un... È diventato perso... cenere, bellissimo. Ma cosa è successo? Sono una cellula, mi evolvo. Che poi dovrebbe essere un diventare... sistema solare, Allora, se esci disegni sopra e lo fai in sequenza, guarda le bollicine. Viene, che viene perfettamente. Sì, carine le bollicine. Vero. Guardate che belline le bollicine, ha funzionato. Poi non sono bollicine, no. Dovrebbero essere stelle. Per me erano bollicine che erano una particella. Anche per me, figurati. Oh, giusto. Killer. Oh, no. La migliore animazione finora? No, quella del pallone che viene pisciato, secondo me. No, è dura 3 frame il pallone, poi sparisce. Fiore? Sta facendo della verdura. Ah, era un fiore. Vabbè, dai, è rimasto il gambo all'interno della pistola, ma poi è uscito... C'è stata questa. È perché è arrivato Metello. Io l'ho messo. Ah, ecco qua. Ah, ma quello era un omino. Io pensavo fosse H.O. H.O. Infatti non capivo. No, adesso, allora, dopo che hai detto H.O., se guardi quello di Metello, il mio, e poi il tuo, è effettivamente un H.O. Che... Oh! Ma cosa... Perché mi hai dato un pesce? Sto morendo. Ma dai. Questo è tutto rovinato, niente. Sembra un pesce, sembra un esserino poi rovinato dall'H.O. però. Ma non è vero. Allora, è quasi bello da vedere se facessimo un disegno tutto intero. Metello ha iniziato. Fermi, questo fermi. È il top del top. Questo sarà il disegno migliore, l'animazione migliore della serata. Vai. Esatto. No, il campo di calcio di merda. Che cazzo fa? Così ti aspettavi che facevo la partita, invece te l'ho piegato. Bravo. Ah, ma a me non mi è mai arrivato un campo da calcio piegato. Oh no. È tornato Metello. Come no? Io ho fatto un campo da calcio piegato. Ma a me mi è arrivato un campo da calcio piatto. No, perché? Si stava chiudendo. Dai. Cos'è successo? Perché c'è quel personaggio rosso? Ah, ok. Ecco cosa mi è arrivato a me. Poi che cos'è quel robo con le ali? Cos'è? Perché? Dai, guarda che si sto chiudendo, era bellissimo. No. No, beh, allora se lo guardi bene sembra che lui arriva e lo apre. No. Ma io ho scritto gol. No, sì, però c'è il nome tipo no, lascia aperto. Ah, ok. Però mi fa piacere che nessuno di noi ha fatto un cerchio decente al centro del campo. Come no? No, qualcuno si sta, Io l'ho fatto. È perché ha perso tutte le forme. Carino però, carino, dai, non è male. Sì, perché non ha distrutto il disegno Metello. Ecco, questo è bellissimo.
io questo l'ho continuato io. Mi spiace se l'ho rotto questo. Questo l'ho rotto con il robo. Era bellissimo. Cos'era quel coso che lanciava una baguette? Era bellissimo. Io, non ho fatto, io per sto tempo ho sbagliato a fare la faccia. Maledetto gioco. Ecco. Ma perché è diventata una pizza? L'ha impastata. Si è aperta mentre l'ha lanciata, ma era arrotolata prima. È diventata una meteora. No, ti prego, dimmi che dai, peccato. Gli arriva la madre però allo spalle napoletana e gli tira una pizza. Metti di giocare, ti tiro una pizza. Cioè, sono state pensate in due. Metello, ma perché? Io lo rifarei, ma con Metello che disegna bene, però. Sì, allora, avete chiaro il concetto di dover fare i frame di fila? Sì, è, è una replica e devi disegnare altra roba, ho capito. Quindi ci vuole il doppio del tempo a me. Ciao, buonanotte. Qualcuno facciamo un attimo pausa per acqua. Chi è che è andato? Certo, facciamo pausa per acqua. Chi è che è andato via? È pausa per acqua. So, è una modalità nuova? Chi è che è andato via? Chi è? Tuoi, mi sa di sì. Ma dove è andato? Vado un attimo a fare pipì, ragazzi. Se dovete fare altrettanto, fatelo. Vado a bere. Arrivo subito. Niente, tutti vanno via. Facciamo qualcosa. Ok, rieccomi. Mamma mia, oggi fa veramente caldissimo, super caldo. Però mi sa che oggi facciamo l'ultima e poi me ne vado anche io. Ciao Maverick, grazie per aver giocato con noi e buonanotte e nulla, ci vediamo domani. Ciao! Oggi i trollini sono andati tutti da Albi. E noi non ne abbiamo avuti? Vabbè, uno. Abbiamo... Due. Tre banne ci abbiamo. Vabbè, tre. Si merita di essere chiuso in una stanza di Discord e insultata da 10 persone per 10 minuti. Chi, io? No, quelli che vengono a trollare. Ah. Tipo, sono bambini, in una stanza di Discord neanche ti riescono a rispondere perché sono gente piccola. Ah sì, vabbè, ma... Sono alti 1,20 m. Ok, che vogliamo fare? Ma c'è l'animazione più veloce, no, vero? No. Lo vuoi fare ancora più veloce? Io vorrei animazione fatto bene. No, cioè questa è l'animazione più veloce. L'animazione più lenta. Lo vuoi fare film che hai doppio del tempo? Allora, film è la stessa roba, però fai due disegni. In che senso? Allora, quanti disegni? Questo no, crea animazioni col doppio turni, quindi... Vuol dire che farai due disegni nel cioè, quindi se noi siamo in 6, facciamo 12 disegni. Fatica. Che potrebbe avere più senso per fare un'animazione. Ma troppo. Però ci finalmente potrei vedere una macchina sì, troppo che tempo. Ad un cubo. Vabbè, facciamo animazione normale, dai. Tanto cosa siamo... Un attimo. No, non sono due disegni, ne fai il doppio. È molto più lungo. No. Rifacciamo animazione normale? Sì, sì, facciamo animazione normale. Vediamo in te, però disegnate poca roba. Sì, esatto, disegnate poca roba. Allora, signor Metti, io ti faccio entrare, però comportati bene. Mi raccomando. E metti il tuo nickname che so che sei tu. Se no ti turbo, banniamo in 10 secondi. Il tempo che mi ricordo come si fa. Come? Ma Albi... Dimmi, cosa? Killer, Albi, c'hai i moderatori bravi, Killer, non puoi salutare e andartene nella stessa... Ma mi sa che gli è andata via la corrente.
No, secondo me no, no. Ho sentito dire una parola che probabilmente era buonanotte e poi si è staccato. Sì, sì, sì. Cioè, capisci che quando saluti devi aspettare almeno che la gente ti dica buonanotte. Killer, non usare Witto contro di me. Rispondi alla domanda. Cazzo, killer. Io non mica ho capito che te ne stavi andando. Devi assicurarti che la gente te ne stia. Tipo, lo inviti ad una festa, a un certo punto non c'è più. Perché sei andato via, killer? Mi sa che il signor Metti se n'è andato via. Yeah. Non ce l'ha fatta. Non è rimasto abbastanza per sentirsi risposto mentre ero in bagno. Lo ricorderemo così. Oh. Ok. Sai perché? Penso che Killer sia andato via e Witto ha detto buonanotte nella sua live e pensava che avesse risposto. Oh, il blocco dello scrittore, aiuto. Il blocco dello scrittore devi disegnare. Ah, wow. Questa è bella. Semplice. È bella. Dobbiamo fare una roba semplice da ricreare. Riprovo un concept che è già stato fatto, ma che è finito male. Però come si fa? Allora. Così. E così. Questo me lo dovete fare, ma non bene, di più. Che secondo me è un sacco bello. Ciao Sporpazzoli, buonasera. Mi sa che non è il mio orario, no, questo purtroppo no. Ormai chi mi segue sa ed è abituato che sono dalle 18 alle 20, quindi difficilmente mi seguono dopo. Ok, pronto. Spero che capiti ad Albi che capisce quale può essere il tema. La citazione. Se fate roba del tema d'Isaac, qua tutti lo sanno cos'è. No, ne ho fatto uno che abbiamo. Che tipo, se abbiamo giocato assieme, lo conoscono. Okay. Io ho detto il là. Se il abbiamo là. Giocato insieme, lo conoscono? Sì, è una cosa ricorrente. E non è Albi che caga. Witto, non facci caso. Vedi che c'è stata una live dove abbiamo disegnato tutti te. Sì, lo so. È stata una bella live. No. Peccato che non c'era animazione. Questo è bellissimo. Metello, cosa cazzo hai disegnato? Cos'è quella roba? Però come lo faccio questo allora? È impossibile, perdonami se ti rovino il disegno. Allora, vediamo un attimo. Io non so. Cavoli, un'idea. Mi dispiace un sacco rovinare il disegno. Ho un'idea che funzionerà. Ed è super bello. Mi raccomando, disegnate gli altri due omini che 5 è un po' poco. Ho un'idea per continuarlo. Complimenti al disegnatore. Lo sai già che ha fatto il disegno. Sergente, complimenti. Ma fai il disegnatore? Che fai? Qualcosa di artistico? Se me la facete così già mi sento sminuito. Perché? Abbiamo i pittori di fama mondiale qui su Galti. Ma io non la so fare la faccia. È impossibile, cioè, immaginate che Witto disegna meglio di me, no? E si sta lamentando del fatto che non riuscirà a farlo. Poi passerà ad Albi. Capisco il tuo disegno, Albi. Che cazzo è? Allora,
così, poi così, poi così. Si è un po' rovinato. Si è un po' rovinato. Sono pronto da minuti. E allora, questo ci fa il grafico, questo ci seppellisce. Aspetta, seppellisce stasera. No, ho sbagliato. Mi dispiace, mi dispiace. Ciao Map. Sì, Droven ti ha regalato un abbonamento un po' di tempo fa. Ciao, buonasera. Vediamo se capite cosa cacchio sto facendo. E cosa ho continuato. Oh no, mi è arrivato un disegno abbastanza bello. Anche a me ne è arrivato una bella. Ok, allora, di base questo non dovrebbe essere chissà no, che no, da come si fa a continuare questa cosa? Ok. Vabbè, un po' spesso. È veramente complicato. Invece che chiunque sia stato non può disegnare il DNA perché non sa. Chi è stato? A metello. Ai, ai, ai. Cos'è il DNA? Difficile. Io non riesco a tenere il mouse dritto. Come? Come lo tieni allora? Cioè, mi balla quando faccio le linee e queste cose qui. Abbassa il DPI. Poi dopo devo rialzarlo. Che palle. Madonna che paura. Ciao Gianni. Cazzo è? Qui. Mi ha preso un colpo. E Gianni? Ti prude un piede, maledizione. Ma io sono la prima ad aver finito. Sì, questo disegno è molto complesso. Sei sempre live quando comincio a lavorare. Mi dispiace non passare così spesso. Ma figurati, tranquillo Map, non ti preoccupare. È bello bello. Sì. Parliamone. Come parliamone? Tu che ne sai? L'hai mai visto? Studiamone. L'ho visto in un riflesso di un cucchiaio. Cosa? Ma voi cercate era mietello? Mi cercate nei riflessi dei cucchiai? Ma che cazzo di dici? Io vedo un cucchiaio in ogni dove. Metello, puoi risolvere la cosa semplicemente mostrandoti, eh? Che ne dici? Grazie sergente, grazie per il follow, gentilissimo. Vabbè, ma io lo faccio per una questione mia di particolare cose. Lui non è che è. Cosa? Non ho capito. Qual è la particolare cosa? Anche io ho le particolari cose. Ciao, let me bleed. Per poter giocare con noi devi semplicemente farmare un po' di Wittopette e poi potrai riscattare il gioco con noi. Wittopette sono i punti canale. Esatto, perdonami, dovevo specificarlo. Oppure vai dal B-Phoenix e gli doni 50 euro e ti fa entrare lui. Esatto. Istante. Certo, 50 euro per giocare a Gartic Phone a sto punto. No, 25 perché facciamo 50. Ah, gentilissimo. Buono. 25 perché siamo scarsi a disegnare. Fai 60, facciamo 20 a testa. Cosa c'entra? Di centro. Ma scusatemi, io non ho capito questo disegno. Cosa dovrebbe rappresentarmi? Ai ai ai. Sto pensando a quel povero Cristo che fa il grafico che poi si trova a fare il frame delle nostre cose. Poverino. E insomma, 50 euro li spendi in droga? Vabbè. Ognuno ha le proprie priorità. Ma
2500 wittopetti in quanto si fanno? Un paio di live? No, vabbè, ma metellino, così drastico. Anche Albi li avrebbe spesi in droga. Grazie, Miki. Sembra vero. Come è vero? Grazie, mi risparmio. Non è una cosa di cui parlare. No, certo, ovviamente ci dissociamo. Sta parlando della droga che si fa su GTA 5. Vendono liberamente. GTA 5 nel videogioco si può fare una droga. Certo. Cos'è, cos'è questa cosa? Ma perché c'è gente nuda? Io non so come farlo, non riuscirò mai. Ma voi come avete fatto a riempirli? Vi odio. Ma poi cosa sono? Non ho capito. Cosa sono sti quadratoni? Ma qui c'è un disegno enorme, come faccio io? Allora. E uno, poi, prossimo. Sì, solo si potesse zoomare. E poi due. È un browser. Poi. Così. Così. Anche se potevo fare i quadrati singoli, ma va benissimo. Ma io non so. Ma perché fate queste cose complicate? Non fatti. Non ho abbastanza intelligenza per ruotare un disegno con lo sguardo. Tempo per fare ste stronzate. No, facciamo così direttamente, mi rompo le palle. Anzi, sai che facciamo? Tipo, facciamo una roba del genere. Poi qui mescoliamo e diventa questo, eh? Ecco qua, e invece qui diventa questo. Così, totalmente a caso. Vi rendo il tutto più difficile. Ma chi è che l'ha scritto? Ma chi è che ha scritto questo schifo? No, no, io faccio copia e incolla, mica correggo. Chi è che l'ha scritto, ragazzi? Chi è che ha scritto cosa? Qualcuno ha scritto qualcosa. Ci sono io che cosa? Voglio giocare con voi, ma sono troppo stanco da poco tornato a casa dal lavoro. Ho tornato a casa. Patato, okay. Map. Grafico, sono molto abituato ad usare il mouse e anche disegnarci ogni tanto. Okay. Mamma mia. E vabbè, ma che cosa avete? Madonna, Michele, che Gianni? Comunque tranquillo, Map, non ti preoccupare, goditi la vista guardando questi bellissimi goditi la vista guardando questi bellissimi disegni. Non ho capito niente, semplicemente non c'è problema, no. Se non gioca e si diverte a guardarci sclerare con i disegni. Ma perché fate riempimenti? Riempimenti non si possono fare. Ma se tipo io facessi così e questo coso tipo lo facessi così, questo lo cancelliamo e questo ah, bellissimo. Un tipo anche una cosa che esce qui. Ma che cacchio avete? Ma cos'è sto bellissimo colore? Ah, ma siamo all'ultimo, dai che sono un sacco curiosa. Sempre io la prima, comunque. Bravi. Non vogliamo farti sembrare quella che aspettiamo sempre, una donna. No? Quindi...
facciamo per farti stare a tuo agio. Grazie, che dolci. A me non riuscirò mai a fare questa cosa. Ciao Shizen, bentornato. Ciao. Ma voi siete matti, ma che cazzo, porco. Eh? Cosa? State finendo per caso? Riesco a farmi una partita con voi se si può? Purtroppo io stacco dopo questa. Mannaggia, arrivi proprio all'ultima, Shizen. Però possiamo, posso rimanere se ci facciamo una speed, se volete. Sì, il film? Dai, sono confidente che mi ha regalato delle opere d'arte. Vai. Io sono stanco. Sono provato. Anch'io. Siete pronti a vedere cosa cacchio abbiamo fatto in questo infinito tempo? Troppo curiosa. Allora, io ho visto cosa è successo dopo. Come ci siete arrivati? No! C'è la perdita, bellissimo. Cavoli, ma io mi sono dimenticata di abbassare l'omino che salta. No. Certo, Wolframio. Scusate. Però ho modificato le posizioni di alcuni tizi. Perché erano al contrario? Facevano il contrario. Dai, ma perché sono morti anche gli altri? Cosa è successo? Bassa qualità. Non è così? No, peccato che è diventato grigio dopo. È stato molto bello. Sì. Molto carino, molto carino. I frame, ma tutti fatti bene. L'acqua è molto buona. Allora, sì, è vero. Allora, vi voglio far cogliere il fatto che Witto ha sbagliato frame, no? Però è tipo, è come se io rimanesse sospeso per un attimo e fa: oh cazzo. Attimo, cazzo. Oh merda, non c'è l'acqua. Sì, è nuova la modalità. Si chiama animazione ed è molto carina. Praticamente ciascuno disegna un frame successivo del disegno che ha ricevuto prima e poi vengono incollati tutti a formare. Ecco, questo è il disegno che ho rovinato malissimo. Ha rovinato. Questo l'ho rovinato. Mi dispiace. Oh, no! Ho perso l'equilibrio. Ma io ho provato a spingerlo a fare qualcosa di diverso, ecco. Grazie Albi. Io ho fatto quello che è uscito da... Ma perché grigio? Era carino, dai. Mi fa piacere che gli sono tornate le mani al tizio. E un piede. Io gli ho aggiunto una gamba perché prima non ce l'avevo. Si vede pure il pacco, eh. Allora, chiedono quando si farà la prossima live di Gartic. Chiedetelo a Witto. Per me anche domenica una volta prossima l'anno. Almeno, cioè, tendenzialmente facciamo una volta a settimana una live tutta assieme, quando si può. Quando Witto non ha un esame. Ma siccome li ho finiti, sono libera anche la prossima domenica. Ah, va bene, allora la prossima la gente va a mare. Gartic. La gente normale va a mare. Esatto. Allora, che cosa ha fatto Marco? Non è arrivata mai quella cosa lì, Marco. Come no? No, ma mai proprio. Ma si è guastata quella carota. Non è mai arrivata una carota. È ammuffita. Ma mi sono dimenticata gli occhi dell'omino. Ma perché c'è un coniglio che piange? La sua carota. Una carota spaziale? Eh sì. Ragazzi, però l'animazione del... No, è uscita fuori l'animazione benissimo. No, bro. Oh! Dai, un po' i colori che si sfanculano, ma... Quindi il razzo è partito senza l'astronauta? Sì. Sì. È stupendo. È andata bene. Vediamo Witto che cosa ha fatto. Ha un Discord, un sì. Volevi, come è finita male? Volevi che fosse un fiore? No, ragazzi, vi avevo chiesto una cosa sola. Una. A me più o meno è andato avanti il disegno. Qualcuno l'ha annaffiato. Io l'ho annaffiato. Oh. Anche io l'ho annaffiato. Che cretino, però. Dai. Io volevo fare tipo il fiore che sboccia. Oh sì, dai. Scusami.
sono due Aegao nella serata. E il sole che è tipo, che cosa sto guardando? Gli sta piacendo proprio tanto. Complimenti a come hai preso lo stile giapponese pure tu, Sergente Garcia. Vabbè, ma quello lì è iniziato a fare un po' di pipì, poi gli è uscito fuori tipo un fiume. Cioè, sono ammiccato e poi fatto cazzo. Ci piscio sopra. Il fiore si è bagnato tutto. Povero. Avevo più povero, tempo. Povero fiore. Sono entrata nel Discord che magari si può giocare anche fuori live. Ma certo, volentierissimo. Allora, Mettello, io non ho capito, io... ragazzi, cosa sono queste cose? Bravissima, Wito, immagina che io ricevo questo disegno e faccio, ma che cazzo è? Poi ho detto, ah, guarda, le posso trasformare. È un reparto torto, frutta con le patate e pomodori. Benissimo, no, sono di quadri appesi. È un Whipla. No, sono di quadri appesi. Sono di quadri appesi. Si sta sciogliendo. Oh no. Ma quella lì è andata persa un po'. Non ho capito. Infatti tipo non capivo come è scritto sciogliendo. E ho copiato senza guardare. Ma basta scrivere sciogliendo, andate avanti. Cosa? Non ho capito. Ma mi dice che il sedere dei tipi crescono dopo. Si è voluto il culo. Sorriso di fretta. Grazie Gartic che ci fa l'evoluzione di questa. Madonna che ansia su Gianni. Scusatemi un secondo, mi sa che non ho messo il cooldown perché lo stavo spammando troppo. Gianni. Cool evoluzione. Stare alzati a lei nel posteriore. Ok. Ti viene il culetto sodo, no? Sì, sì. Ora, questi due stanno trasportando un quadro, cosa? Un grosso disegno. Un disegno bianco. Ma poi è diventato qualcos'altro questo disegno. Ma... C'è stata un'evoluzione. Oh... Ma è stata una fatica a disegnare tutta questa cosa. non si evolve. Oh. No, anch'io ho pensato che si addormentasse. Benissimo. Io credevo fosse un letto, sinceramente. Fosse un tizio sul letto che gli facevano tipo lo scherzo. No, bellissimo. Anche io ho pensato quello. No, era una creatura che usciva fuori dal letto. Che carino, questo però. Questo è molto carino. Però non si capisce bene la reazione dei tipi, perché iniziano che tipo sono... Tipo ladri. Sono contenti, poi un po' ladruncoli, poi tipo spaventati, poi sono diventati magri e poi di nuovo grassi. Perché ho usato un tratto un pochino più spesso di quello di Metellino. Allora, sembrava devo dire quadro. Che è carino. Più bello però, se tu guardi le singole immagini è più bello. Sì. Guardarlo animato, sì, questo qua. Sì, è vero, hai ragione. Verissimo. Beh, facciamo uno speed, classico. Facciamo uno speed, dai, Shizen. Mi passi il link, Albi? Cioè, spammi il link. Lì ce l'hai di nuovo, no? Hai completato il calcolato qualcos'altro? Ah no, te l'ho messo io, forse. Arrivo. Niente. Sì, si aggiunge entrato. Anche Shizen. Oh, e Wolframio. Dov'è il link che tu... È stato io che mi ero sbagliato. Ah, ok. Arrivo. E di che, Shizen? Figurati, anzi è un piacere avervi con noi. Ma io grazie, avevo fatto Mellino. Io avevo fatto una partita a caso per sbaglio e mi era entrata dentro un sacco di gente. Sì, ma c'è tanta gente che gioca a Gartic tipo come gli animali. Come gli animali. Sì, tipo tutto il tempo giochiamo. Con questi versi? Sì, sì. Come? Sempre così fanno. Bravi, Michele. Dicevo, punteggio o speed? Tipo un muflone. Speed è quella che mi piace di meno. Ma siccome devo andare... Come era per più? Far fast. Ci siamo tutti? Sono entrati in due? Non è entrato Wolf, però. Certo, Shizen, sarebbe barare. Non ti preoccupare, è normale.
E allora, abbiamo detto di fare Shizen e sicuramente non Wolf. Non sì, sono di... entrambi no, i miei. Quindi puoi partire. Ci sono tutti? Vai. Hai. 2, 1 e dopo lo faccio lo 0. Non è vero. Ok, allora. Qualcosa di semplice perché abbiamo poco tempo. Non disegnate cattiverie tipo un orso che si arrampica su una parete ghiacciata. Grazie per l'orso. Come? Lo spunto. Ok, fatto. Madonna, per in tempo. Ma allora. Come? Ma come? Adesso su questo mi voglio impegnare. Ma sei poco tempo. Stai zitto. Mi impegnare nei miei 30 secondi che c'ho. Allora, uno. Due. No, non voglio fare pucci. Vieni qua. Ok. Ecco qua. Carina, mi piace. Non ti impegnare. E invece sì. No, invece potevo sì. Far di meglio, però l'ho fatto di merda. Non è male. Cosa cazzo sto guardando? E questo è di un film. Metà tempo. Mamma mia, non lo so. Così si scrive? 5, 4, 3, 2, 1. Boh, non lo so. Cosa è? Come faccio a disegnare una cosa del genere senza i miei banni, no? Cosa sto leggendo? Ok. Non mi copiare, Albi. Sto scherzando. Bene, quindi adesso si capisce cos'è. Poi io faccio così. Così. Poi tipo faccio... No, aspetta! Faccio così. E poi... No, ho sbagliato. Troppo poco tempo, 3, 2, 1, sta finendo il tempo! Ah! Fatto. Cos'è? Ma non guardare, Metel! Ma cos'è? Ma cazzo? Ok. No, cosa ho scritto? Mi sa che non me l'ha preso. Che non sto guardando. Non lo so, io, a parte che non la so disegnare. Non so. Si fa così? Eccomi là. Non lo so, ma perché mi scrivete le cose più difficili? Che poi che cos'è? Dove è la gomma? Mi è avanzato pure tempo. Metto te? No. Ecco qua. No, oddio. 5, 4, 3,
2, 1. Cosa sto guardando? Esatto, me pensa. E come si chiama? Si chiama idraulico. No, no, no. No. Chi ha scritto pomodoka? Cos'è un pomodoka? Cos'è un pomodoka? Qui devo disegnare per forza. Ma poi perché? Non ho capito. Allora aspetta. Come si disegna? Non so come si disegna. Oddio, c'ho un dubbio. E... ok. Metà tempo. No, aspetta, come faccio? Con le mani. Sbagliato. Sbagliato. Ma che cazzo? Allora, dei capelli bianchi, chiudila. Ecco qua. Giusto, giusto, ma. Buonanotte, giusto. Signor Killer. Fai una buona nanna. Molto ambiguo. Abbiamo finito. Vai, che sono un sacco curiosa. Io sono stressato da questo speed. Intanto però devo cambiare musica. Finita. Facciamo così. Fatica. Vai. Ah. E ragazzi, io volevo scrivere che un sacco. Rotola... Ho sbagliato a scrivere. Però da una collina, ok, vai. Vabbè, però meno male che esiste un'altra parola in italiano che è con le C. Le speed sono difficili. Come sacco. Un sacco che un sacco cade che da cade... una montagna. Dai. La. Ah, era un sacco. Ah. Ma che boomerang è? Che poi era un frisbee. Vabbè, è un frisbee. Ma massimo, boomerang. A massimo è una montagna, può essere una roccia. Perché è un boomerang? Perché, guarda. Quando lanci un boomerang, strano. Non fai la. Fai le. La lo dici quando lanci un sacco. Si chiama Pietro. No, quanto è bravo. Tutto il tempo di pensare e di scrivere. Non è giusto. A me sembra un cactus con un cappello. Ma a me sembra la coda di una volpe, non una montagna. È una bellissima coda di una volpe. Uomo su montagna alta che lancia boomerang. Dai, dai. Non male. Perché arancone, ti scottato. Allora, la sergente ha detto... Romano Prodi... Romano Prodi bicicletta. Lo stendio. Non diverso Romano Prodi, scusate. E diciamo che più o meno... Cioè... Bambino che va in bicicletta, ok, è vero, ci può stare. Però sembra una mortadella. Oh, ho fatto pure il cappellino quello dei bimbi degli anni 80. Ciclista con, con cappello elite, che vuol dire? Elicottero volevo scrivere. Elicottero e elite. E vabbè, dai. Elite. È diventato un uomo dell'Ottocento. Le faccio vedere la mia nonno bici. Sulla bici. Ah, ecco perché ho dovuto disegnare un nonno sulla bici. La bici è rimasta. Vabbè. Guarda quanto bello il mio disegno in 2 secondi. Bravo, quanto bravo. Bravo. Ho fatto i capelli mio a cazzo. È un triciclo. Un topolino è una trappola per topi. Infatti, sergente Garcia, alla fine è arrivato il vecchio. Mi piace topolino della Disney. Ok, ok, ci sta. Okay, non ho avuto il tempo di fare gli occhi. Topolino cade in trappola. Ok. No, dai! Nel collo, che malvagità. Ti piace? Topolino che osserva quadrati e rettangoli. Le X perché rip, perché? Ma è palesemente perché osserva quadrati? Ma poi perdonami, quadrati? Quadrati. Non è quadrati e rettangoli? No, dai. Oh, mi disocio. Quello rompo il quadrato. Povera bestiaccia. Quadrati. Non ho visto le... Benissimo. Mamma Topolino mia. Topolino faceva quadrati e... vabbè. Testa di Topolino che guarda. Beh, Topolino è rimasto. Sì, che Topolino.
Ma... guarda che cosa. Metello, iniziamo male. Orso va al Luna Park. Abbiamo detto cose semplici. Tra i... no! mi consigliava al Luna Park. Te hai detto orso, io ho messo insieme. Bellissimo. Roa. Questa sì che è una bella idea. Vedi, per solo lui, in velocemente... Yeti. Yeti. Yeti alla fine è una specie di orso. Non è uno Yeti. Quello è un tricheco che si è alzato in piedi e ha perso le zanne. Dove sono? Uno mi dice... Perché è strano? Ma... Beh, questo è un omicidio strano. È una melanzana quella? Una melanzana. Un tizio ha dato un pugno a un altro tizio con una melanzana. Ok. Potere di melanzana? È quello che abbiamo visto. Pam. Mangia. È più la mamma che dice al figlio, mangia la melanzana. Esatto, avrei detto che qualcuno gli ficca. Ah, questo l'ho disegnato io. Bello. Ah, questo... Ma perché la melanzana? Come hai fatto a saperlo che saresti finita con una melanzana? Non infatti. Ciliegia. Ma questa è una ciliegia. Ma in alto hai una melanzana e non ho paura di usarla. È uguale. È carino. Ma... è rimasto un cucino, una papera ciliegia. Ma no. Quanto... Scusami. Fermi un attimo. Quanto è grande questa ciliegia per contenere un pulcino? È grandissimo. È il pulcino che è piccolo. Oh. Ok. È corretto, ma sono confuso da questo disegno. Pomodoga. Pomodoga. Ah, ecco da dove è nato Pomodoga. Oh, signore. Pomodoga. Vabbè. Bravo, Metello. Complimenti. Bravo. Applaudo alla tua... Andiamo avanti. La chiamerò ciliegia pera. Chiappe di un uomo nudo, belle tonde. Grazie, Marco. Oppure ciliegie. No, aspetta, ciliegia pera. Ciliegia pera. Per fare papera, vabbè. Cazzo. Metella è un'istituzione. È un idrante a forma di... sì. Chiappe di un uomo nudo, belle tonde, ok. No, non sono genitale. È il dietro, non davanti. Allora, tu immagini che io ricevo dei genitali a forma di idrante e devo fare un disegno. Che cazzo devo fare? Ho fatto questo. Perché... ho fatto un indrante. Un pompiere con le palle. Oi. Pompiere. Vabbè. No, dai, dove sono i miei testicoli in questa descrizione? Ecco cos'era quello che mi è arrivato. Un pompiere con un tubo. Che sputa acqua. mi sa che non era acqua. È arrivato alla censura a un certo punto. Mi sa che non era una pompa. Ah, ok. Era un tubo e non era acqua. Squalo. Bravo, vedi? Sembra queste un sono tubo, ma non è. Semplici. Bello. Grazie, Cide. È arrivato a Shark Tale. Ma che Shark? È lo squalo di... Di chi? Di Nemo? Di Nemo. Ah. Di Nemo. Io ho scritto una cosa stupidissima. Vabbè. C'era Shark Tale. Io qua volevo scrivere Daddy Shark, no? Però ho detto boh. Con che? Sono inciampato nella tastiera, va bene! Lasciami stare! Con gli occhi. Gli occhi non si scrive così, Albi. Non volevo scrivere gli occhi con gli occhiali. Ah, con gli occhi. Ma come hai fatto? Va bene. Non... Perché ho cancellato quello che stavo scrivendo prima, poi... Lo squalo mi è venuto un po' male. Questo è rimasto fedele. Minchia, però che denti cattivi che gli hai fatto. È rimasto fedele dall'inizio alla fine. Allora, poi l'ultimo gatto che mangia noccioline. Mi sa che quella nocciolina è diventata qualcos'altro. Sì, lo so. Sono colpevole. E infatti, me l'aspettavo. Quello è un biscotto con le gocce di cioccolato. Quella è un'arachide? Sì. Chiedo ma perdono. Che carino sto gatto bipede. Perché quel gatto è sexy? È molto bello quello. Ma poi c'ha un corno in testa. Ma guarda un che corno. Cuscette che c'è quel gatto. È un re. No, un re
amico. Ah, è un'amicetta. Povero gatto. Questo furri conferma. Mescola gatto. Delle noci, poi. Quelle non sono delle noci, Albi. Quelle... Mi piace. Le noci. Quella è a forma di stronzo ormai. Da arachide a bico. Ha delle feci. Ecco. Cioè, ci sta, ci sta. Perché dovrebbe fargli del mito me? Perché dovrebbe toccarlo? Censura bene. Grazie che censuri. Grazie, questi Shizen. Dolcissimo. Molto, molto gentile. Ok, ragazzi, vi saluto. Mi sto veramente addormentando. Benissimo, bravo, perché fai le ore notturne a fare le feste. E niente, vi ringrazio per avermi invitato. E niente, vi auguro una buona notte. Ciao, ragazzuoli. Buonanotte, ciao, ciao, buonanotte. Vado anch'io. Buona compagnia. Notte, notte. Ok, vi saluto anche qui e su Twitch. Grazie a te, sergente. Grazie, Shizan, anche a te, buonanotte. Ciao, Wolframio, buonanotte anche a te. Cosa vi aspettate da un animale che si chiama Squalo Stampa Biscotti? Ah, lo sapevo, Shizan. Di certo, non un mini squalo dalla lunghezza di un sigaro che si attacca a ogni pesce e animale acquatico fino alle balene e ne stacca un pezzo circolare. Lo sapevo. E questo l'ho scoperto da Barba Scura. Andiamo da Shadow, è in maratona? Sai che non lo so se è in maratona. Comunque sì, gli possiamo fare un bellissimo ride. E niente, nel mentre io vi ringrazio per essere rimasti fino a qui con me. E dannato Barba Scura mi ruba il lavoro. E vi auguro un buon proseguimento di serata, se rimarrete ancora svegli, oppure una buona notte. Grazie ancora a tutti per la compagnia e ci vediamo domani sempre verso le 18. Ciao.